4. Radio 24 ha a che fare con Rai News 24? Assolutamente no, assolutamente no. Noi siamo una trasmissione libera, si chiama La Zanzara, trasmissione molto libera, amico mio, trasmissione molto libera. Peggio che andar di notte. Ciao ciao, chiudi. Nuzzo, non ho capito, scusa, non ho capito qual è il mainstream? Non parlo con i traditori. Traditore di che? Ma traditore di che? Ma traditore di che cosa? Ma traditore di che? Ma che? A chi? A chi? Ma chi traditori? A chi cazzo lo dici traditori? La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ha avuto una questione col centralino, perché prima dici le cose e poi loro ti richiamano e ti offendono pure. No, il centralino non offende nessuno. Il nostro centralino. No, non è possibile che ti hanno offeso al centralino. Te lo giuro, in ma che era una donna o un uomo? Un uomo. Allora, ora ti spiego bene. Io ho chiamato, dice Angelo, cosa vuoi la ragazza? Io l'ho spiegato, va bene, ti richiamiamo. Sì. Mi richiama, gli rispiego quello che vuole. Io ti denuncio, brutto imbecille, stai attento, ma bravissimo, che cazzo fa paura questo strumento? È perché è un cornuto come te. Perché ti hanno detto ti denuncio? No, ho capito. Perché avrà rotto le scatole. Perché ho detto che Davide è un potenziale cornuto. Ho capito bene, sono i miei uomini sparsi ovunque. Sei giovane, vergognati! Ti metti a sentire quel pezzo di merda di Cruciani e quello stronzo testa di cazzo di Parenzo! Stronzo! Vergognati! Sei giovane! Lui mi ha attaccato a me! Grandesta di cazzo! Lui mi ha attaccato a me! Questa è una puntata di stronzo. La donna voglia essere soddisfatta almeno una volta ogni due settimane. Ma senti, come fai tu? Che regola è? Che stai la sempre di fuori chi? Di casa. Hai capito? Brutto testa da cazzo! Non parlare solo di politica! Pensa anche a soddisfare la donna! No, economicamente! Non puoi parlare sempre di politica! Ho escluso totalmente le telefonate in diretta perché mi avete rotto il cazzo, letteralmente rotto il cazzo con le vostre domande insulse. Cruciani, posso parlare? Allora ragazzi, due piccole cartoline, molto piccole, molto piccole. La prima cartolina è questa. E come mai si viene a scoprire una cosa? Anzi, non come mai, non c'è nessuna sorpresa in realtà. Non sono affatto sorpreso se la cosa fosse confermata. Non sono affatto sorpreso. In nessun modo sono sorpreso. E ve la ricordate sicuramente la preside antifascista di Firenze di questi giorni, esaltata dal mondo dei radical chic, e non solo, dal mondo della sinistra intera, come la nuova eroina, come la nuova resistenza italiana contro il governo fascista, Bene, si è venuto ad apprendere che la signora in questione, per carità, legittimo, non è che si è iscritta a un torneo organizzato dall'Ndrangheta, non è che si è iscritta ad una organizzazione militare, per la carità di Dio. Però, io vi do la notizia nuda e cruda e vi faccio questa domanda. Siete sorpresi? Quella che ha scritto, ripeto, di pericolo fascismo, citando Gramsci, eccetera, e a proposito dell'episodio di Firenze? Ha partecipato alle primarie del PD. Primarie del proprio. Partito Democratico. Altra cosa, il presidente Mattarella oggi è intervenuto su questa storia di Firenze e ha detto una cosa molto chiara: non ha mai pronunciato le parole antifascismo, squadrismo, squadracce, eccetera, eccetera. Mai pronunciate. Poi voglio dire un'altra cosa, ovviamente, in ricordo
di un signore che è morto oggi. Io non parlo mai di cose personali che mi sono accadute con quella persona, perché spesso quando muore una persona importante uno tende a parlare più di se stesso con riferimento a quella persona piuttosto che della persona stessa. Questo succede spessissimo, no? Con persone che subito fanno dichiarazioni, eccetera, me lo ricordo quando, eccetera, eccetera. Io dico solo una cosa, che è la cosa che più mi ha colpito. Era un grandissimo sostenitore della libertà di espressione, un libertario vero. Dico solo questo, un libertario vero, autentico, un libertario vero. Punto e basta. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Io parto dal fondo per dire semplicemente che su quel palco del Maurizio Costanzo Show, si è raccontato un paese. Lui l'ha fatto con il suo garbo, non con quel maldestrità, con quella grevità che invece usa Giuseppe Cruciani. Lui in quel palco ha rappresentato l'Italia. È stato un grande maestro di televisione, ma un grande sociologo. Avrebbe meritato la laurea honoris causa in sociologia. E quindi ciao Maurizio. Adesso, siccome questa è la Zanzara e quindi si usano toni, no? Non si fanno grandi comizi. La vergogna, che la cosa? Vergogna con la quale state lapidando una professoressa. Ma per carità, cioè, hai dato la notizia, sapete. Non mi sorprende per dice, niente, non mi sorprende. Cosa ha fatto la professoressa? No, ha partecipato alle primarie del PD. Ha votato alle primarie, neanche Mario Giordano, ha votato alle primarie. Guarda, ma che cos'è, il covo di Messina Denaro? Professoressa, assolutamente. Una cosa vergognosa, ha votato alle primarie del PD, come 300.000-400.000 persone. Siccome allora, è lei che si è esposta, nessuno la conosceva, si potrà fotografare la situazione. Dello Stato, dai, che ovviamente non è che parla di antifascismo, ma c'è il capo dello Stato. Appunto, però fatti una domanda e datti una risposta. Se si è sentito in dovere di intervenire su quella che tu hai definito una banale scazzottata tra studenti, allora avrebbe dovuto farlo anche in altre X occasioni. E invece l'ha fatto in questa, perché non è una banale scazzottata tra studenti. E ha fatto con il suo straordinario stile, se fosse così non sarebbe intervenuto il capo dello Stato, per rimettere le cose a posto, a differenza di un ministro Valditara che invece ha buttato della benzina addosso sul fuoco. Ha buttato benzina. Valditara con le sue dichiarazioni. Il ministro che con una dichiarazione un po' così, diciamo, sopra le righe, ha detto: beh, non va quella lettera scritta, non va bene, non mi piace, è ridicola. Cioè, il problema per voi è la prof e non i fascisti. Certo, ma non ci sono i fascisti. Non ci sono. No, ci sono forse, anzi sicuramente, dei violenti che vanno presi e condannati. Il fascismo non esiste, è finito nel 1943-45, qual è l'azione? Quella di menare sti ragazzi? Quelli di menare i dissidenti? Questa è l'azione? Allora, blocco studentesco. No, io conosco il blocco intestinale, non il blocco studentesco. Blocco studentesco. Vabbè, ma che c'entra? Quella è un'altra cosa. Ti vorrei sottolineare, a proposito di oggi, che è il 24 ed è l'anniversario di un anno della guerra in Ucraina, Sergio Romano scrive: è una guerra alla Russia. Chi l'ha voluta non sa come uscirne. Putin ha messo in gioco se stesso. L'unica possibilità di porre fine al conflitto è porre fine a lui. La NATO, ipocrita, a far credere che sia un'organizzazione pacifica. Gli USA pensano di poter perpetuare il ruolo di difensore della libertà. Insomma, non esiste solo la vostra verità, la vostra maledetta verità. È un'opinione. Non esiste di un solo la vostra che ormai verità. È fuori da qualunque tipo di informazione. Signore di giro. Stai trattando l'ambasciatore romano come un povero rincoglionito. È una simpatica opinione, è una simpatica sua opinione personale, va benissimo.
Capezzone contro Capezzone. Romano. Inizia Romano, sempre sul pestaggio a Firenze. Vai. E a Firenze qualche giorno fa è successo qualcosa di gravissimo. C'è stato un pestaggio politico di ragazzi di destra, perché erano di destra, contro dei ragazzi di sinistra di fronte ad un liceo. E il ministro Valditara... Senti, i pestaggi di sinistra invece... Oggi e i pestaggi di sinistra invece... Beh. Capezzone, non ti arrabbiare. Dico, scusa, i pestaggi di sinistra... Quando volevano spaccare la testa a me all'università andava bene. Ministro Valditara, era tutta salute. Io vorrei Scusa Paolo, posso finire? Tutta salute. Poi Capezzone reagisce come... Ma fate solo i giornali. Ministro... No, ma ha ragione Capezzone. Posso dire una cosa? Ha ragione Capezzone. Questi volevano dare l'assalto. L'assalto a un'aula della Sapienza, perché c'era il signor Capezzone insieme ai giovani di Fratelli d'Italia. Non so chi cazzo c'era. Volevano dare l'assalto. Abbiamo condannato tutto. No, abbiamo condannato parlato di cosa. Libertà di manifestare. No, ma avete sì, parlato. Ma abbiamo anche condannato. Mentre cioè, se non c'era la polizia, che è stata criticata anche in Parlamento, perché ha dato Capezzone qualche manganellata. Come è normale che sia. Capezzone ha ragione al 200%. Come al solito c'è la condanna del fascismo o della violenza solamente quando fa comodo. Nessuno tocchi Capezzone. Ma due fischietti non hanno mai ucciso nessuno, perché quello è permaloso, è permalosissimo. Se uno lo fischia e gli dice Capezzone. No, ma infatti quelli ho detto violenza zero, ma due fischietti in stile Loggione, come fanno i loggionisti della Scala, quando fischiano non l'ha mai fatto mai nessuno, su, dai. La roba, sei incredibile, ancora Capezzone Romano, vai. Il ministro Valditara, che è un ministro di questo governo, oggi ha minacciato la preside di quel liceo, che aveva detto la preside di quel liceo, è scandaloso. Quello che è successo è che nessuno abbia reagito delle autorità. No, la preside aveva detto che siamo al 1922. Il ministro Valditara ha minacciato la preside di quel liceo, che si era giustamente indignata per il pestaggio Andrea, che è avvenuto non siete... di fronte al suo liceo. Andrea, allora l'allarme per la violenza politica deve essere denunciato soprattutto da chi ha una responsabilità politica di primo piano in questo paese. Andrea, non siete credibili per due ragioni. Primo, perché la preside... Capezzone, ma come fai primo, a e te lo dico, e ti dico la mia. Ma come fai a te lo dico, mi puoi ascoltare? Mi puoi ascoltare? Ti dico anche perché. Primo, perché la preside, virgola, militante PD, virgola, ha scritto che siamo ad una specie di 1922 e questa è una cazzata. Seconda questione. Io attendo ancora che tu ed altri diciate mezza parola rispetto al fatto che i collettivi di sinistra volevano spaccare la testa a me all'università e impedire un convegno di Azione Universitaria. Voi vi incazzate solo per una cosa, ma quando i banchetti della Lega, i banchetti di Fratelli d'Italia, i militanti di destra sono aggrediti, è tutta salute. Voglio fare una domanda a Cruciani. Sì. La Befana è tranci. Strade in diretta. Bentrovati in questo appuntamento. Le segnalazioni di maggior rilievo: code per la chiusura precedente del traforo del Monte Bianco per un veicolo in avaria all'interno del tunnel al pedaggio italiano, dove si registrano circa 45 minuti di attesa. Sulla 8 Milano Varese, code per incidente tra Milano Nord e Lainate verso Varese. Code per due diversi incidenti sulla 4 Torino Trieste, tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Al centro, sulla diramazione Roma Sud, code di 2 km per incidente tra Torre Nova e il grande raccordo anulare verso la capitale. Per lo stesso motivo sulla Cassia Bis si registrano code in uscita dalla capitale. Molti disagi per lavori sulle autostrade Liguri e sulla 14 Adriatica, nelle Marche e in Abruzzo. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Da Radio Traffic per ora è tutto. Strade in diretta tornerà alle 20:45. E ora la domanda decisiva. Qual è la sfida più difficile per chi gestisce una flotta di veicoli aziendali in Italia tra A. abbattere i costi, B. localizzare i propri veicoli, C. ridurre gli sprechi di carburante? La so, da oggi non serve scegliere. Con Verizon Connect hai tutto questo e molto di più a portata di mano. Con oltre 2 milioni di veicoli tracciati in tutto il mondo, Verizon Connect è la soluzione innovativa con cui puoi vincere tutte le sfide del tuo business. Richiedi una demo gratuita su verizonconnect.com e... connect your business. Verizon Connect. La Zanzara. Uh-huh.
zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. A proposito della malinconia di sordi, un giorno stavamo nella sua villa, passeggiavamo lungo il bordo della piscina, lui si fermò, mi guardò e mi disse: ma che cazzo me la sono fatta a fare? Questa è una puntata di stronzi, questa è la verità. Ecco perché siamo tutti qua. Non so se è vero, dopo anni sembra che Messina Denaro venne al Parioli perché pensavano di farmi, di vederle come si poteva fare il tentato e poi dentro hanno deciso di farlo lì, poi fuori. Posso dire una cosa, per ricordare le persone, e certamente Costanzo è stato un personaggio grande, che ha segnato la storia d'Italia, e qualche volta non è necessario dire tante parole. Per questo sono un po' così, oggi mi hanno chiamato tante persone, le agenzie di stampa, eccetera, come è normale che sia, perché hanno chiamato tutti. No, ma è bello far risentire lui, ma io, quello no, è bello. Io lo sai la risposta che ho dato. Ragazzi, io non ho un cazzo da dire, non ho niente da dire, che c'è? Fate parlare la televisione, quello che ha fatto, le interviste ai transessuali, quando c'è un altro che Cruciani o altre persone ancora, cioè quando un transessuale in televisione non c'era mai stato, cioè, io parlando... guarda, ricordo una cosa splendida, ecco, se devi ricordare, vedere, una ricordo... cosa, devi ricordare una, no, cosa, io ho detto che ricordo, non bisogna ricordare, no, un cazzo, mia, e lui dice che deve ricordare, ma non mia personale, non mi permetto, infatti, sì, dai, voglio dare un abbraccio fortissimo ai figli. Sì, certo, Saverio, quindi, Saverio e sì, che infatti lei ecco, lei posso dire sì, che ecco, anch'io io Saverio, sì, no, ma insomma lo abbraccio veramente fortissimo. Però al di là di questo, ricordo un Maurizio Costanzo Show con Carmelo Bene, certo, e con l'architetto Bruno Zevi, amico mio, lo ricordo perfettamente, fu un grande Costanzo Show in cui c'era l'architetto sul palco ed era un uno contro tutti fenomenale. E poi Sgarbi, beh, lui Sgarbi l'ha inventato, lui praticamente Sgarbi l'ha inventato, no, Costanzo. Che dobbiamo fare? Allora, ragazzi, mi viene da ridere. E in questo momento, però, per carità, è il mestiere. Che deve fare la sinistra in questo momento, no? Dimissioni! Ma perché? Ma dimissioni, il tuo nemico, ma perché parli sempre della sinistra? Dimissioni! Ma perché non dici mai la parola Donzelli, ad esempio? Perché non dici mai la parola Donzelli? Dimissioni! Hanno chiesto le dimissioni di Del Mastro, Donzelli, non so chi altro, eccetera. Adesso, Del Mastro, dimettiti, vergogna, eccetera. Donzelli, posso dire la verità, Del Mastro, Donzelli, io ho detto più volte. Adesso saranno cacciati, magari, no, Donzelli no, ma Del Mastro magari prima o poi, quando nessuno si ricorderà più, come si chiama, il ministro Nordio otterrà forse la defenestrazione, però non lo so, queste sono cose della politica. Andrebbe data una medaglia, eccolo, perché là, eccolo, andrebbero premiati, dovrebbero diventare premiati, posso dire, sì, dovrebbero diventare ministri, cioè sì, dovrebbe avere la forza, la prima dice Del Mastro e Donzelli ministri, perché hanno fatto conoscere agli italiani quello ministri che non si sapeva, ministri alla discrezione, ministro della discrezione, oppure alla privacy, ministro, oppure all'autority della privacy, per le sue innate competenze, no, e per le sue innate competenze alla privacy, tu ad esempio, se avessi delle chiavi di casa in più che ti avanzano, gliela lasceresti a Del Mastro? Sì, ma assolutamente sì, banco, assolutamente sì. Se tu avessi delle chiavi in più di casa, guarda, non si sa mai, te le lascio a te, Del Mastro, potrebbe portare il pastore tedesco con la maglietta, con la maglietta del gruppo Rocco, non lo so, no, quello per carità. Allora, però magari li dimentica, due in giro, perché... dei sinistri che chiedono le dimissioni. Dimmi se Schlein, vai con la Schlein. Penso che un ministro che ha giurato sulla Costituzione antifascista non sia adatto al ruolo di ministro e non dovrebbe più essere ministro. Penso questo. Pensa alla genialità, il colpo di genio. Uno che ha giurato sulla Costituzione antifascista non dovrebbe essere più ministro, perché? Per quale motivo? Uno può dire, vabbè, hai sbagliato, hai detto una cazzata, hai minacciato l'ispezione, che non l'ha detto, comunque forse appunto, hai minacciato appunto dei provvedimenti. Ma che, perché le dimissioni? Ma ha giurato sulla Costituzione antifascista, e allora? E allora che vuol dire? Che cos'è? Che cosa c'ha? Che c'ha? Il Fez? Valditara, che si è messo? Il
Fez Valditara? Dai, forza. No, però Bonelli, ha fatto una cosa che Bonelli, non gli compete, perché deve richiamare una preside. Bonelli chiede le dimissioni, poi dice, senti. Perché la nostra è una repubblica antifascista, sì, se lo ricordi, poi... il ministro Valditara, che esprimendosi contro la preside, si è espresso anche contro la Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè, esprimendosi contro la preside, si è espresso contro la Costituzione. L'altro grande, capito? L'altro grande genio. L'altro Sì, perché in fondo la preside che ha fatto ha richiamato i valori dell'antifascismo, che sono valori costituzionali. Quindi non ha è che ha fatto una cosa. Siamo agli anni venti. Però comunque la il tema deve ripassare la ripassi la storia. In questo paese si può mettere in croce una preside che richiama le origini del fascismo. Io la critico. Sante solo da in questo paese. Sì, ma l'ha fatto solo in con riferimento paese. A un episodio. A un episodio, vai, forza. Sante da Bari, dimmi. Oh, Crucio, buonasera. No, niente, mi faceva sempre ridere il discorso della tua grande liberalità, il tuo massimo della violenza verbale, sì, quando ti conviene a te, però. In che perché senso, poi scusa, questi hanno menato quelli a Firenze. Da condannare, da condannare, poverini, da condannare, sempre da condannare, tribunale, pene e tribunale, tribunale e condanne, tribunale e condanne. Se hanno usato violenza, tribunale e condanne, tribunale e condanne. Sì, ma hanno risposto ad una violenza verbale, quindi tu non mi puoi venire a dire no, ma quelli sono stati insultati, perché tu l'hai detto. Ma che vuol dire? Io ho detto, io stavo ricostruendo quello che è avvenuto attraverso alcune testimonianze che ci sono state, compreso la testimonianza di un professore dell'istituto, del Michelangelo di Firenze. Se tu mi insulti, io ti posso menare. No, ma non ho mai detto questo, povero rincoglionito. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che la violenza è da condannare sempre, sempre. Io sarei andato, se uno mi avesse insultato per un volantinaggio, io sarei andato in alto, gandiano, con le mani in alto, con le mani in alto, senza toccare, senza toccare nessuno, mani in alto, mani in alto. Però, mani in alto, però tra le righe ma che tra alto. Le righe, Roberto da Teramo, non rompere i coglioni, Roberto da Teramo, vai, dimmi ciao Roberto. Ciao a tutti e buonasera. Allora, dimmi. Volevo ricordare innanzitutto la tessera P2 di Costanza e il suo grandiorino, ecco il primo coglione, ecco il coglione, senti, dovresti andarti a leggere, ma ecco, siccome sei un imbecille, ecco, dovresti andartevi, è la verità. Ma sai quanti finirono in quella lista? Ma non sai neanche di quanti finirono a tradimento in quella lista. Ha detto di aver fatto una cazzata, l'ha spiegato 40.000 volte, vatti a rileggere le cose, vatti a rileggere la storia, non sai un cazzo, non sai un cazzo. Maledetto sarai tu, sarai tu imbecille, e i tuoi avi, coglione, imbecille. Povero imbecille. Federico da Bergamo. Dimmi, massone. A parte che essere massone in generale non sarebbe una cosa, a parte che non lo era, ma insomma, ma non c'è nulla di grave. Dimmi, dai, forza. Ciao, massoneria ha fatto il risorgimento, la massoneria. Ma sì, ma in generale uno dice massone, vabbè, sti cazzi, oh, che è massone. Parezzo, che palle. Dimmi Federico, dimmi. Ciao Crux, no, sono incazzato nero perché io non riesco a capire come la sinistra voglia imporre il proprio pensiero. La sinistra, tra la sinistra non governa, ha perso anche le regioni. Ma la sinistra non governa, siete ossessionati. Sei ossessionato. Avere un figlio etero con cui da grande parlare di figa, uno ha il diritto di non avere come padre un coglione come te. Ma pensa alla disgrazia, di avere un padre come te. Pensa alla disgrazia, secondo me, se uno diventa tuo figlio dice ma era meglio essere uno spermatozoo. Non mettiamo in mezzo persone. Tu hai figli, Federico? Scusa, personale, però hai figli o no? Non ho capito. Io non ancora, però giorno avrò figli. E dunque, se ci fosse un maschio, lo vorresti amante della figa e non gay, giusto? Sì, ma se fosse gay, non è che lo caccio di casa. Pensa al suo povero figlio qualora un domani dovesse sentire sta cosa. Pensa a te. Ma posso avere ognuno ha le sue preferenze. Ma perché devi condannare? Cioè, poi cioè, non è omofobia quella di Federico. Non è omofobia. Cioè, non è che la paragonata. Fermo. Salve, cerco un'auto a emissioni zero, ma anche divertente. Ma certo, guardi... Magari è meglio che si ricarichi in fretta. Sì. No, la voglio scattante. Oppure super stilosa. Non dica altro, ho l'auto giusta per lei. Perché scegliere se c'è Mini? Con Mini Full Electric sarà sempre un'elettrificata. Tua con finanziamento Mini Free ed ecoincentivi statali ove applicabili. Salvo approvazione di BMW Bank. Fogli informativi disponibili nelle concessionarie Mini aderenti su Mini.it. Trova Mini Full Electric e tutto il resto della gamma già disponibile su Mini Garage Online. Ho scelto una banca che sostiene i miei studi, che mi ha aiutato a comprare la mia prima casa,
al mio fianco per l'innovazione e la sostenibilità della mia impresa. Come è sempre stata vicina a quella di mio padre. E mi consiglia come gestire i miei risparmi per un futuro sereno. Siamo le banche del più grande gruppo bancario cooperativo. Da una vita vicine a te, in ogni momento della tua vita. Gruppo BCC Crea. Uniti siamo ancora più unici. Oggi parliamo del grande squalo bianco. Pensate, questo animale è lungo fino a 6 metri, pesa più di 2 tonnellate, supera i 60 km orari, salta oltre 4 metri in aria e quando cade ammortizza da paura! Dall'ispirazione di questo impatto nasce Diadora Utility Shark, la scarpa da lavoro con tecnologia Stable Impact che ammortizza in modo stabile e bilanciato con ogni forza o peso coinvolto. Scoprila in negozio e su diadorautility.com. A lezione di velocità con Sky Wi-Fi e Charles Leclerc. Charles, come faccio ad essere un campione come te? Ascolta, devi raggiungere l'equilibrio tra velocità e stabilità. Ripeti con me: velocità, stabilità. Velocità, stabilità. Velocità, stabilità. Passa anche tu a Sky Wi-Fi, la rete fissa più veloce d'Italia secondo Ookla. Perfetta per goderti in streaming tutto quello che ami. A 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli. Vieni su sky.it. 9-11 marzo, Fiera di Arezzo, Italia Legno Energia, stufe, caminetti, cucine e caldaie a legna e pellet. 9-11 marzo, Fiera di Arezzo, italialegnoenergia.it. Gestire il personale? Con People Smart Zucchetti digitalizzi la tua azienda ed è tutta un'altra cosa. Approvi ferie e permessi, pubblichi il calendario turni e per i rimborsi spesa è tutta un'altra cosa. Basta una foto. È cloud, lo usi da PC o smartphone e si può anche timbrare dall'app, così il consulente riceve i dati e invia le buste paga ed è tutta un'altra cosa. People Smart, l'app per piccole aziende con grandi ambizioni. Zucchetti, il software che crea successo. Ed è tutta un'altra cosa. Goditi il giardino senza pensieri con Automover. Da 25 anni Husqvarna migliora i robot tagliaerba per creare la gamma più affidabile sul mercato. A batteria, silenziosi, resistenti alle intemperie, adatti a piccole e grandi superfici e pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com. C'è un'energia nuova che attraversa il futuro. Amori della zia, mica potevamo raccontarvela così. È nata Posta Energia. Da oggi luce e gas li trovi anche in ufficio postale. Un'offerta su misura per te. Bolletta fissa per 12 mesi, personalizzata e zero costi nascosti. Porta la tua bolletta in ufficio postale. Vai su poste.it, app Poste Pay o Banco Posta. Poste Italiane. Tutto quello di cui hai bisogno. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Posta Energia è un'offerta a consumo di energia elettrica e o gas naturale a condizione di libero mercato fornita da PostePay SPA. L'opzione di pagamento a rata fissa è calcolata in base ai consumi specifici del cliente. Le 19 e 2 minuti. GR24, il sole 24 ore. La morte di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore, aveva 84 anni, inventò il salotto TV. Ucraina, un anno di guerra, il G7 compatto, la Russia deve ritirarsi dall'intero paese. Zelensky, apprezziamo le parole della Cina, ma aspettiamo i fatti. Mille proroghe, il presidente della Repubblica Mattarella promulga con riserva la legge, secondo il Quirinale va corretta la norma sui balneari. Siccità e risorse idriche, si va verso un'estate problematica. Il ministro Pichetto Fratina, Radio 24, non esclude razionamenti in alcuni territori. Una buona serata dalla redazione di GR24 e da Vincenzo Miglietta, lo sentivate dai titoli. Un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, i dubbi del Quirinale sul mille proroghe, temi che affronteremo tra breve. Prima il lutto che ha colpito il mondo della cultura e dello spettacolo in generale, parliamo della morte a 84 anni di Maurizio Costanzo.
Che tu possa aprire un sipario migliore è solo una delle innumerevoli manifestazioni di cordoglio arrivate al mondo dello spettacolo, della cultura, della politica per la morte di Maurizio Costanzo. Il giornalista, conduttore e scrittore si è spento a 84 anni a Roma, nella clinica dove era ricoverato da qualche settimana e dove era nato nel 1938. Autore di decine di programmi radiofonici e televisivi, di libri, di commedie teatrali, ha raggiunto la popolarità nel 1986 con il talk show Rai Buntaloro, qui nel 1977 con Giulio Andreotti. Il suo successo a cosa si deve? Cos'è il successo? Il fatto di rimanere a galla, detto in termini un po' semplici. Una popolarità, quella raggiunta con Buntaloro, che venne ampliata sulle reti Mediaset a partire dal 1982 grazie al Maurizio Costanzo Show, che portò sul palco del Parioli, si stima in tutto, circa 55.000 ospiti, molti dei quali furono scoperti, complici anche urle e strepiti spettacolari, da Costanzo. È il caso di Vittorio Sgarbi. Testa di Sgarbi! Basta! Fascista! C'è un caso questo, pubblicità! Nel 1981 il suo nome fu trovato nella lista degli appartenenti alla loggia P2, così Costanzo a riguardo ospite di Peter Gomez. È stato un errore, ma l'importante dagli errori è uscirne. Per la sua TV antimafia nel maggio del 93, Maurizio Costanzo scampò insieme alla quarta moglie Maria De Filippi ad un attentato progettato con un'auto piena di tritolo posizionata a pochi passi dal Teatro Parioli. Così ricordava da Bruno Vespa nel 2018 quel drammatico momento. Io penso che chi fa il mio, il tuo mestiere, se intende denunciare una cosa la deve fare. E poi certo, la mafia si difende. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in primo piano resta sempre la guerra in Ucraina. Nel primo anniversario dell'invasione russa, a cui stiamo dedicando il Radio Day di Radio 24. Radio 24 Day. Un anno di guerra dunque, non si vedono soluzioni alla crisi dai paesi del G7, nessuna apertura a Mosca. Qualche problema tecnico, dicevamo, siamo alla guerra in Ucraina, oggi la riunione del G7, e poi conferenza stampa anche del presidente ucraino Zelensky. Chiedo alla regia, possiamo andare se no direttamente a Kiev con il nostro inviato che ha seguito le varie commemorazioni. Sentiamo. Il G7 non riconoscerà mai l'ingresso delle repubbliche di Donetsk e Luhansk e delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson nella federazione russa, come nel caso della Crimea e Sebastopoli. Nel primo anniversario della guerra in Ucraina, i sette grandi rinnovano a Mosca l'ultimatum sul ritiro delle truppe russe dal territorio di Kiev, annunciando una sventagliata di nuove sanzioni contro il Cremlino, colpiti politici, banche, imprese di semiconduttori e l'uomo d'affari italo-svizzero Walter Moretti, accusato di aver procurato attrezzature per i laboratori nucleari russi e di aver fornito tecnologie occidentali e servizi di intelligence all'esercito di Mosca. La premier Meloni ha chiesto di mantenere alta la pressione sulla Russia e accelerare la piattaforma di coordinamento per la ricostruzione, su cui l'Italia terrà una propria conferenza con l'Ucraina in aprile. Il G7 ha infine ribadito l'unità nel sostegno a Kiev. E proprio da Kiev ha parlato per quasi due ore in una affollata conferenza stampa il presidente Zelensky, che ha mostrato un certo grado di scetticismo verso il piano di pace cinese. Pechino ha iniziato a parlare dell'Ucraina e questo non è un brutto segno, ma bisogna capire dopo le parole quali passi seguiranno, ha detto, specificando: nel piano c'è il rispetto dell'integrità territoriale e questo coincide con i nostri interessi. Dobbiamo lavorarci insieme alla Cina. Tornando alle sanzioni, nulla di fatto sul decimo pacchetto europeo. Le distanze tra la Polonia, che insiste per il divieto totale della gomma sintetica russa, e diversi paesi membri, Italia e Germania su tutti, restano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo dunque il punto sul fronte internazionale. Ora, dicevamo, a Kiev con il nostro inviato, tra commemorazioni e colloqui di Zelensky con le cancellerie internazionali. Nel giorno in cui un anno fa le truppe russe hanno varcato le frontiere ed invaso il territorio ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha colto l'occasione per una serie di appuntamenti per celebrare piuttosto la resistenza del suo paese, i caduti e il supporto internazionale. Ha parlato dunque con Mateusz Morawiecki, che oggi proprio ha consegnato dalla Polonia i primi 4 carri armati Leopard. Ha parlato anche
della stampa internazionale, degli amici di chi ha sostenuto in questo periodo e ha detto conta che continui a farlo la difesa e la resistenza del paese. Una giornata molto intensa con varie occasioni per ricordare soprattutto i caduti. In tutto questo, nell'est del paese sono tornate a suonare più volte le sirene antiaeree. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Kiev. E vi ricordiamo il podcast originale Destinazione Ucraina, viaggio in un anno di guerra proprio di Gigi Donelli, una puntata al giorno per 7 giorni fino a domenica 26, disponibile ogni giorno intorno alle 13, sul sito di Radio 24, sul sito anche del Sole 24 Ore, sulle principali piattaforme. E voltiamo pagina e veniamo alla politica economica. Forti dubbi del Quirinale sul mille proroghe e sulle norme sui balneari che il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato con riserva. È un richiamo che fa discutere quello arrivato dal Colle sul decreto mille proroghe. Con una nota il Capo dello Stato fa sapere di averlo promulgato ma con riserva e chiede al Parlamento di mettere mano quanto prima alla questione dei balneari perché la proroga delle concessioni prevista dal provvedimento è in contrasto con le direttive europee e le sentenze del Consiglio di Stato e rischia di provocare contenziosi e impugnazioni. Mattarella scrive di aver promulgato il decreto solo perché un suo rinvio alle Camere a pochi giorni dalla scadenza avrebbe fatto venir meno, con effetti retroattivi e in alcuni casi irreversibili, molte altre disposizioni contenute nel testo. Il Presidente della Repubblica ribadisce poi la sua contrarietà all'abuso della decretazione d'urgenza e dice di attendere su questo un'inversione di tendenza, come assicurato di recente dalla Premier Meloni. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il richiamo di Mattarella sul decreto mille proroghe merita attenzione e approfondimento da parte del governo nel confronto con le forze parlamentari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E notizia di pochi minuti fa: è stato rigettato dalla Cassazione il ricorso contro il regime carcerario del 41 bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi 4 mesi, detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. Ed ora il capitolo migranti, le polemiche per il primo fermo amministrativo per una nave ONG. Sentiamo. Un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10.000 euro. Scatta nei confronti della Geo Barents il primo provvedimento emesso dopo l'introduzione del cosiddetto decreto ONG, diventato legge nelle ultime ore, che impone regole più rigide alle navi di un'organizzazione non governativa. Sarebbe dovuta ripartire per una nuova missione di soccorso l'imbarcazione di Medici Senza Frontiere, che invece non potrà uscire dal porto di Augusta in provincia di Siracusa per i prossimi 20 giorni. La sanzione in relazione allo sbarco di 48 migranti ad Ancona lo scorso 17 febbraio e arriva per non aver condiviso da parte della nave i dati del VDR, una specie di scatola nera, solitamente forniti solo dopo un incidente marittimo, affermano dalla Geo Barents. E sono già 14.000 i profughi arrivati via mare da inizio anno in Italia e solo il 6%, precisa il Viminale, su navi ONG. Il provvedimento contro la Geo Barents rischia di innescare una nuova polemica da parte del mondo delle organizzazioni umanitarie. Non è accettabile essere puniti per aver salvato delle vite, il commento della ONG che annuncia già un ricorso al fermo. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è stato arrestato in Francia Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, avvenuto a Roma la notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso. Cambiamo argomento, le piogge sono attese nel fine settimana, ma la situazione idrica un po' in tutta la penisola preoccupa non solo per l'agricoltura ma anche per l'idroelettrico. Dai territori sale l'allarme, fiumi e laghi ai minimi storici, se in primavera non pioverà e tanto ci attenderà un'estate durissima. A ribadirlo oggi è stata l'autorità di bacino dell'Appennino centrale. E con poca acqua non si produce energia green. Paolo Taglioli, direttore generale di Asso Idroelettrica, parla di una situazione drammatica.
ci apprestiamo a vivere il secondo anno consecutivo di una siccità mai riscontrata prima. Significa la nostra impossibilità a immettere in rete energia pulita. A rischio un terzo della produzione della nostra Food Valley, soffrono in particolare alcune coltivazioni. Lorenzo Bazzana, Coldiretti. Una delle culture più preoccupanti è quella del riso, e che già nello scorso anno ha visto una diminuzione di circa 3.000 ettari della superficie investita. Anche per quello che riguarda il mais, piuttosto che ortaggi, pomodoro da industria, è chiaro che le scelte sono condizionate dal fatto di poter avere o non avere l'acqua. L'emergenza siccità sarà al centro del vertice interministeriale convocato mercoledì a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni, emergenza che nel nord-ovest in particolare si abbina a quella dei cinghiali, sempre più numerosi anche nei contesti urbani. Tra Piemonte e Liguria salgono i casi di peste suina. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E non esclude razionamenti delle risorse idriche il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, intervenuto a 24 Mattino. Non c'è nessuna decisione di razionamento, ma io credo che dopo un giro di confronto con tutti i grandi consorzi che gestiscono le dighe, il sistema idrico, cioè il gestore del sistema idrico integrato nazionale, si debbano fare, si debbano tirarle con le somme, e può anche darsi che su alcuni territori sia fondamentale arrivare a questo. E fa discutere l'allevamento intensivo di maiali inaugurato in Cina nella periferia di Esu, in un edificio di 26 piani in grado di ospitare ben 650.000 animali da allevare, con una capacità di macellazione di 1,2 milioni di suini l'anno. È stato definito il più grande allevamento di maiali al mondo. Valentina Furlanetto ha chiesto al virologo Pierluigi Lopalco se questi allevamenti amplificano il rischio di pandemie. Sentiamo. Lo amplificano in maniera sostanziale, non è uno scherzo. Qual è il rischio? Il rischio è proprio di concentrare tanti animali in un unico luogo, non solo, ma tanti animali che poi entrano in contatto con centinaia, se non migliaia, di operatori che andranno a lavorare lì. Perché dico questo? Perché il maiale è il perfetto incubatore di virus, soprattutto di virus influenzali. Non dimentichiamo che nel 2009 il ceppo che ha creato una pandemia, che per fortuna era un ceppo non particolarmente aggressivo, era un ceppo che si era generato in un allevamento di maiali. Quindi il pericolo è il passaggio di specie. Esattamente, il passaggio di specie. E sarebbe bene un consesso internazionale in cui fare un po' di pressione a che questo modello di produzione non vada avanti, cioè che loro capiscano che i rischi possono andare al di là dei benefici. E l'intervista integrale andrà in onda domenica alle 10 nella trasmissione Immagini, le storie della settimana. In chiusura il calcio con i sorteggi per Europa e Conference League. La banda del giovedì al completo fa festa in Europa, manco fossero i Maneskin ad Eurovision, ma nemmeno il tempo di asciugare i bicchieri, ed ecco un sorteggio che poteva pure andare un po' meglio. La Juventus, benedetta da Di Maria, dovrà incrociare agli ottavi di Europa League con la quarta forza attuale della Bundesliga. Confronto senza precedenti storici con il Friburgo di Vincenzo Grifo, la grande novità tedesca insieme all'Union Berlino. Andata che cade il 9 marzo, subito dopo Roma-Juventus. A proposito di Mourinho, se è vero che l'incubo era l'Arsenal, spunta il vice incubo, cioè il Real Sociedad, orgoglio basco, e al momento terzo in Liga alle spalle di Barça e Real, sempre a proposito di sorprese di stagione. E continuando a parlare di calendari, ritorno il 16, appena prima del derby. A quello la Lazio arriverà di ritorno dall'Olanda, perché il sorteggio di Conference le ha messo contro lo scorbutico AZ Alkmaar. Più vellutata l'urna, sempre in Conference, per la Fiorentina con i turchi del Sivasspor. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Vincenzo Miglietta, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara. GR24, Il Sole 24 Ore. Fabio Tamburini. In poltrone sofà, i doppi saldi finiscono col botto. Sì, perché per fare spazio alla nuova collezione facciamolo svuota tutto, con gli ultimi divani e poltrone a partire da 99 euro. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio.
Vivi con noi l'emozione della musica e crea con Immagina Adesso di Generali la tua playlist per proteggere la tua famiglia, la tua casa, i tuoi cuccioli, il tuo benessere. Tutto in un'unica polizza che evolve con te. Contatta i nostri agenti per avere fino a 3 mesi di protezione in regalo. Iniziativa soggetta a limitazioni e valida fino al 31 marzo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Si vuole parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuole andare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Non si capisce, non si legge, che te lo per i coglioni. Non si sente. Basta. Non si sente. Non applaudite sente. Vostra cugina. Non sento un cazzo. Chiaro o no? Mettiti l'apparecchio. Per i cazzi miei vado a fare il culo. Mettiti l'apparecchio. Ecco. Mettiti l'apparecchio se non senti. Ecco fatto. Basta. Abbiamo liberato un posto, non fare niente. Te pare niente, stupendo, abbiamo liberato un posto. Però è chiaro niente, che un genio. Nelle ultime stagioni del Costanzo Show c'è stato poi il fatto clamoroso, perché ovviamente Costanzo ha scoperto Sgarbi, nel senso che Sgarbi si è fatto le ossa, oggi ha detto una cosa, oggi ha detto è stato il nostro papà, diciamo, Vittorio, e però c'è stato questo scontro formidabile con il professor Mughini, di cui tu sei stato testimone diretto. Ma non, è irrilevante questo. Vai. Tu dici, in quanto persona umana, essere umano, che la guerra non è un modo buono per eccetera eccetera. Ma no, tutto qua. Ma non puoi essere obbligato a farlo per lavorare, calmati, per cantare. Calmati, non devi essere obbligato. Ma calmati tu, imbecille. Dai. È violento, sei peggio di tutti. Merda. Sei come merda umana. Calmi. Coglione. Calmo, Vittorio. Sono messo un posto sbagliato. Caccialo via. L'altra volta mi hanno bloccato. Questa volta testa di cazzo. Sì, basta. Mi alzo e ti prendo a calci. Io ti sparo la testa di nuovo. Fascista. C'è un caso questo. Squallido per pubblicità, consigli per gli acquisti. A me mi ha fatto impazzire che mancava solo questo. Stupendo. Pubblicità, via. Una cosa pazzesca. Un cinismo pazzesco. Vabbè, ragazzi, fantastico. Mattia da Roma. Qualche volta non bisognerebbe nemmeno, non c'è bisogno di commentare. Sento tante cose adesso, una marea di giudizi, di papielli scritti, di ricordi, eccetera. C'è da far sentire e da vedere, no? Sì, c'è da sentire e da vedere. Coralità. È bello anche che questi ricordi compongono un grande mosaico. C'è questa roba qui, dai. Mattia da Roma. Che cosa potrebbe accadere quando morirai tu, ad esempio? Dicono che accadrà tantissimo tempo in avanti, però voglio dire, pensa cosa dirà la gente. Cosa potrebbe dire che la gente? Quando sei morto, a me che cazzo ospitò me ne frega. Nelle trasmissioni il peggio dell'animo umano. Questo potrebbe essere Mattia da Roma. Gianni Parenzo, io magari ho un messaggio per tutti i teleascoltatori, radioascoltatori questa sera. Sì, dimmi, qual è il messaggio, un Mattia? Un messaggio importantissimo, un messaggio che molte persone hanno aspettato. Ma da dove chiami tu? Da dove chiami? Io abito a Parigi attualmente, ma sono di Roma. Sei di Roma. Dunque tu ascolti questa trasmissione in podcast oppure live? Assolutamente, podcast su Spotify. Dimmi. Lei vive nelle banlieue oppure qualche arrondissement centrale? Verso Lille, a nord di Parigi. Verso Lille, a nord. Vabbè, non è un radical chic, non appartiene al mondo del radical chicchismo italiano.
in questo caso parigino. Vabbè, dai, dimmi allora, Mattia, dimmi che c'è. Perché ho un messaggio che molti radioascoltatori stanno aspettando da tanto tempo, ed è un messaggio specifico. Cioè? Per colui che sta ascoltando, e vorrei proprio, anche se vi interessa a voi Cruciani e Parenzo, ma soprattutto a te che stai ascoltando, che stai in macchina, che stai, sei un camionista, voglio dirti una cosa. Non c'è Meloni, non c'è Salvini, non c'è Draghi, non c'è governo, non c'è lavoro, non ci sono soldi, non ci sono divertimenti, non ci sono relazioni, non c'è carriera, alleluia, non c'è alleluia. Posizione, alleluia. Non c'è maestro. Condizione che può soddisfare quel vuoto che tu hai dentro. Il vuoto che tu hai dentro può dartelo soltanto, riempirlo soltanto una persona che ha un nome magnifico, straordinario. È colui che viene da Nazareth, è Yeshua Mashiach, il re dei re, il signore dei signori, il Dio onnipotente, l'alfa e l'omega, il levante e ponente. Si chiama Gesù. Voglio dirti una cosa a te che stai ascoltando. Mattia, ma tu fai parte, scusami Mattia, tu fai parte di qualche gruppo di persone credenti, qualche gruppo di neocatecumenali? Un gruppo di tanti spostati. Dimmi, vorrei finire, vorrei finire soltanto capito, la frase. Vorrei finire, ma io so, ti sto chiedendo. Ho capito, ma io sto chiedendo semplicemente se fai parte di qualche gruppo, di qualche gruppo neocatecumenale, di qualche gruppo di No, te lo dico però alla fine, perché sennò la persona che mi ascolta mi mette in un box e non riesce a prendere il messaggio. Allora, solo per finire, tutte le gioie che puoi sperimentare su questa terra sono fine a se stesse. Puoi anche divertirti con i soldi, fare una carriera, avere questo senso che ti riempie, ma in realtà poi finisce l'indomani, mentre c'è una sola gioia che dura in eterno, e quella gioia te la dà soltanto il Signore. E dunque? Io mi sono già scocciato. No, ma perché questo messaggio? Ma perché questo messaggio? Spiegami. Perché è una persona sola, perché non ha nulla da fare. Ci sono persone che forse non voi, perché avete una vita bella riempita, ma molte persone si stanno chiedendo: ma questo lavoro che faccio è tutto? Ma questa scuola che io sto facendo mi darà veramente soddisfazione? Sì, però, io voglio dirti fino a un certo punto, perché la vera gioia te la dà soltanto il Signore. Però Parenzo prova gioia solamente il 27 del mese, quando arriva il bonifico. Esatto. No, aspetta, dipende. Io provo gioia il 27 quando arriva il bonifico di Radio 24 e lì dico alleluia, come dice lei. Poi c'è un'altra data che invece è per me impressa nell'agenda, sì. Ed è invece l'8 del mese quando arriva l'altro bonifico. Sì. Tutto il resto, tutto quello che accade nel corso del mese, per me ha un'importanza quasi a zero. Cioè, non provo sentimenti, capito? È fantastico, ma ci sono molte persone che a un certo punto della loro vita vanno un po' più in profondità, forse a 80 anni, forse a 40 anni, anche 95. E in quel momento, che è questo momento, io gli sto condividendo il messaggio grandissimo del Vangelo. Quel vuoto che hai dentro ha la forma di Gesù. Vabbè, ok, ho capito. Ma a lei non è felice quando gli arriva il bonifichetto? Quando gli arriva il bonifichino? Assolutamente sì. Vabbè, allora siamo tutti d'accordo. Arrivederci, grazie. Io l'unico vuoto che ho è quando non c'è il bonifico. Adriano, provincia di Milano, vai, dimmi. Radio Fascio? Radio? Fascio, fa Radio Fascio. Non c'è nessun Radio Fascio qui. Sì, non tu c'è sei il primo esponente dei fascisti. Non c'è nessun Radio Fascio. Senti una cosa, io sto con la preside Savino tutta la vita. Perché? Perché questa donna qua ha avuto veramente le palle, tra l'altro con uno scritto perfetto, un lessico forbitissimo, e ha spiegato com'è la situazione in Italia. Purtroppo una lettera fantastica, ti giuro, una lettera fantastica in cui ci ha riportati agli anni 20. Ma è la realtà che stiamo vivendo oggi, tu sei il primo esponente di questa realtà. Ma non dire cazzate, Adriano. Cazzo, abbiamo un governo, abbiamo la Russia, che è praticamente un omofobo, un sessista. L'unica cosa che ha di positivo, se vogliamo, tra virgolette, io lo dico, che è interista come me. Per il resto lasciamo perdere. C'è Bignami, e sappiamo chi è Bignami, Del Mastro. Ma quanti cazzo te ne devo nominare? E allora? È finita un'epoca. Sì, ma allora tu sei con loro e tu devi smettere. Io non sono né con loro né con te, né con loro né con te né con altri. A me non me ne frega nulla. Io sto dicendo semplicemente che evocare il fascismo è ridicolo e tu sei una persona ridicola. Non è evocare il fascismo. Una parola in difesa di quei ragazzi picchiati fuori. Ragazzo mio, i
ragazzo picchiato, esatto. Il ragazzo picchiato, messo per terra, ovviamente, ovviamente i suoi picchiatori, quelli che hanno usato violenza contro di lui, vanno condannati, vanno che però condannati. Sono sì, afferenti, certo, al movimento, ma assolutamente, della ma non c'è il pericolo squadrismo. E quindi è una forma di violenza politica. Non c'è politica lo squadrismo, quindi non è una violenza, ma non ho capito, politica. Perché la violenza come della la sinistra violenza non è squadrismo, è l'altra è squadrismo? Che vuol dire? Ma chi l'ha mai detto? Ogni volta su. Che c'era l'emanifestazione dei centri sociali, eri il primo a urlare contro i centri sociali. Tu. Diciamo che non è pieno di, cioè, non è pieno di persone picchiate, diciamo, no? Ogni giorno da squadracce fasciste. Al contrario, ci sono manifestazioni in cui episodi di violenza ce ne sono numerosissimi. L'altro ieri, io in podcast ascoltavo la puntata dell'altro ieri, ha parlato un deficiente che ha paragonato l'omosessualità a un cancro. Per cortesia. Ma quello è un coglione, ma quello è un coglione, l'abbiamo detto già. Ma non devi trasmettere questi libertà, messaggi. libertà. Gianluca dalla provincia di Udine, zitto Adriano, via. Gianluca provincia di Udine, vai. Dimmi Gianluca. Pronto? Dimmi Gianluca. Pronto? Dimmi. Mi senti? Forza. Sì. Sono il cinghiale, sono stato appunto dalla zanzara radiofonica, sono qui di portatore disturbato del Viviana tiro Viviana da Fermo, Viviana da Fermo, via. Viviana da Fermo, dimmi. Dimmi Viviana, dimmi. Dimmi, Angelo da Bari, avanti, forza ragazzi. Via. Buonasera Giuseppe, prima di tutto mi devi far dire una cosa. Ah, oggi mi volevano di nuovo un'altra denuncia oggi. Ma chi? Arrivo. Questo sempre questo stronzo che quando chiamo mi risponde, perché gli ho ma detto chi è? Che nella console. Ma non esiste nessuna persona che ti insulta qui, è gravissimo quello che stai dicendo. Stai dicendo che le persone perché non mi denunciate. Ma chi perché deve... non mi denunciate? Ma perché? Ma perché ti devo denunciare oggi che hai fatto? Tu, che è successo? Quello che mi chiama sì. Oggi gli ho detto che chi sta alla console è di destra, è fascista. Ma quale console? Ma chi? La regista. Ma quale console? La regista. Chi Roberta, mette Roberta. Chi mette ma come ti permetti? Guarda che ti porta via tutto. Rammstein, sono tutti di destra. Ma chi cazzo Rammstein. Te l'ha detto? Ma che dici? Sei pazzo? Oh, ascoltami. Uno che c'ha un po' di sale nella testa, ascolti la musica che ti mettono, cioè non ti fai una. Ti fai una convinzione. Un'altra cosa. In tempi non sospetti, tu sei 10 anni fa, io ti ho detto che eri un depravato. Sì, sì. E non mi sono sbagliato, vedi? Uno che gli piace l'odore dei piedi, essere pisciato. Certo. No, io non ho detto questo mai. Io non ho mai detto questo. L'odore dei piedi lo rivendico. L'odore dei piedi, ma che vuoi tu? Scusa. Tu sei un depravato, tu sei 10 anni fa. E allora confermato. Ma non è, per me non è un'offesa, però è una medaglia. No, ti sto dicendo, siccome quello mi vuole denunciare per quello che dico. Ma chi ti vuole denunciare? Chi ti vuole denunciare? Quello che sta dall'altra parte del telefono, lui lo sa bene. Centralinista, dici? Centralinista. Sì. Ma non c'è nessun centralinista che centralista, non c'è nessun complotto contro allora di te. Allora tu vuoi essere proprio denunciato perché so di voi siete un branco dei fascistelli, tifosi della Lazio e fascistelli. Ma perché dici così? David, in tempi non sospetti, l'avevo detto, quelli stupidi che chiamano e dicono David, sei Finocchio, sono stupidi. David non è Finocchio. Davide è uno che il sesso non sa che cazzo ne deve fare. Ma lei che ne sa lei? Ma lei che ne sa lei a casa mia? Fermo, sotto le mie fermo che dopo riprendiamo. Fermola. Perché usare Ticket Restaurant? Ve lo spiego io. Per affettare le verdure, come segnalibro, per stappare le bottiglie. Ma cosa fai, Valerio? Fanne buon uso. Hai ragione. Ticket Restaurant aiuta aziende e liberi professionisti a risparmiare e lo usi ovunque, anche per la spesa. Fanne buon uso. Scopri di più su ticketrestaurant.it. Cosa conta per costruire la nostra libertà energetica di domani? Che con Enel tutti possano sentirsi liberi di produrre energia. Perché basta un pannello in balcone. Conta l'ampliamento e digitalizzazione della rete elettrica. Per renderla ancora più sicura e efficiente. Conta lo stabilimento più grande d'Europa nella produzione di pannelli fotovoltaici. E sempre più investimenti nelle rinnovabili. Ma quindi? Cosa conta per costruire la nostra libertà energetica di domani? Conta quello che facciamo oggi. Vai su ifatticontano.enel.it/per l'Italia. Cosa fai? Medito. Cerco l'idea giusta per innovare la mia azienda e il mio lavoro. Non basta la meditazione. Se vuoi innovare la tua azienda, affidati a VAR Group. Con le soluzioni Digital Cloud liberi tutto il potenziale della tua architettura IT e puoi integrarla con servizi flessibili, sicuri e veloci. Così mi rimane tutto il tempo per meditare. VAR Group. VAR Group, il nome proprio dell'innovazione, anche per il Digital Cloud.
Sì? C'è un problema con lo stoccaggio dei colli. Ingegnere, l'audit per la sismoresistenza. C'è una soluzione per gli scaffali. Ah, e poi la cerca urgentemente il responsabile automazione. Tenere tutto sotto controllo è sempre più difficile. Almeno la logistica falla facile. Per la tua azienda, affidati agli esperti del magazzino e dello stoccaggio intelligente. Pretendi il top. Scegli ModulBlock. ModulBlock.com. Riscopri la convivialità del semplice in un libro a metà strada tra racconto e ricettario, tra sapori e ricordi. Lo chef Roberto Valbuzzi racconta a se stesso e la sua idea di cucina fatta da piatti semplici e adatti a tutti i giorni. Cuoco, ristoratore e contadino, da giovedì 23 febbraio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia, perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, sono negative le borse a New York. Il Dow Jones sta perdendo l'1,34% al momento, meno 2,14% per il Nasdaq. L'inflazione USA superiore alle attese a gennaio ha mandato KO anche le borse europee. Parigi ha ceduto l'1,78%, Francoforte l'1,72%, mentre Londra ha limitato le perdite ad un meno 0,37%. A Piazza Affari FTSE MIB ha lasciato sul parterre l'1,07%. Sul listino milanese svetta Saipem, salito dell'1,95%, tra i migliori anche ERG più 1,71% e Telecom Italia su dell'1,36%. In fondo al listino Pirelli è andata sotto del 3,76%, seguita da Interpump Group meno 3,59% e Iveco giù del 2,56%. I cambi per chiudere: euro su dollaro a 1,0550. È tutto, la borsa torna tra un'ora. MediaWorld QLED TV Samsung 55 pollici con il 45% di sconto a soli 769,99 euro. Fino al 27 febbraio c'è sconto World, con sconti fino al 50% sulla migliore tecnologia. MediaWorld, fatto apposta per me. Spegniamo 100 candeline, ma riaccendiamo la nostra passione. Per celebrare insieme i 100 anni dalla nostra prima moto, ti aspettiamo il 25 e 26 febbraio in tutte le concessionarie BMW Motorrad ufficiali. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Vuoi sapere come investire? La chiave è scegliere con chi. Scegli chi è indipendente e fa i tuoi interessi. Scegli chi coglie per te le opportunità di mercato, anche nei momenti di incertezza. Scegli un consulente dedicato sempre al tuo fianco per i tuoi investimenti. Scegli Moneyfarm. Migliore consulenza indipendente in Italia. Il capitale investito è a rischio di perdita. Vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione e acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche, perché Rocchetta mi depura e aiuta a rigenerare le cellule della mia pelle. Parola di Michelle. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plim plim. La zanzara. Bentrovati, vedete, siamo all'11 di aprile, la primavera è fiorente, tranne che in questi studi di Salsarubra, dove forse per conservarci a lungo evidentemente c'è un interesse perché i conduttori vengono surgelati e prima di essere venduti a trance li facciamo raffreddare. Prima di tutto non dite parolacce, se volete dire parolacce ve ne andate, chiaro? Avete cominciato tutto? Oh, io no. Però
Ve ne andate. Allora Matteo da Verona, vai Matteo. Ciao. Ascoltando il neocatecumenale folle che parlava prima con quel pippone megagalattico, mi è venuto un pensiero proprio, mi è scaturito dallo stomaco. E ho pensato quanto fosse ridicola questa situazione, tutta questa ipocrisia. Angelo resta lì, Angelo resta lì, aspetta, scusa Matteo, Angelo resta lì, dimmi Matteo, dimmi. E mi sono ricordato, il buon Davide, quella volta che io chiamai quando c'era il caso di Balotelli, ti ricordi? Sì. E lui mi disse che alla fine abbiamo capito che il vero regista è Davide, no, perché siamo ipocriti nel dire che qualcuno è razzista, si confronta. Sì, perché tu discrimini le persone, capisci? Incredibile, io non discrimino proprio nessuno, io non discrimino nessuno, io descrivo delle persone. Io non discrimino nessuno. L'altra volta, guarda, ti chiamai, guarda il podcast di qualche tempo fa del caso di Balotelli. No, ma che novato? Io sono marito, io sono un ingegnere, marito di un medico, tifoso della curva del Verona e grande sostenitore dell'equità dei principi, dei diritti. L'Hellas Verona mi puzza un po'. L'Hellas Verona un po' mi puzza, che è la tifoseria più nazista d'Italia. Questo è un po' mi preoccupa. Ti ricordi cosa ti ricordi cosa cantavano i tifosi dell'Hellas? Te lo ricordi? Te lo ricordi cosa cantavano quegli schifosi? Una parte di Ultras, una parte di quegli schifosi Ultras. Ecco, Brigate, appunto. Sai cosa cantavano quegli schifosi dell'Ultras dell'Hellas? Te lo ricordi? Quando faceva la canzoncina su Rudolf Hess, quegli schifosi, schifosi Ultras, quegli schifosi nazisti, quella parte, non tutti per carità, ma una parte di nazisti schifosi. Tu stai normalizzando, e vedi, ma vedi dove sbagli. Se tu avessi studiato il teorema di Bolzano, io non andrei mai ad una curva dove c'è gente, anche se avessi la fede calcistica del Verona, cosa che non andrei mai. Mi sono rotti i coglioni questa discussione, dai. Allora, torniamo ad Angelo da Bari. Concludiamo questo intervento di Angelo. Angelo, io non ho capito, tu fai il camionista. Pensi che io sia un il fascistello che mi fa togliere il camion. Ho detto mica è mio, è dell'azienda. Ma chi l'ha detta sta cosa? Centralino. Il fascistello che sta al centralino. Sì. Ancora, ma chi è che ha detto che faccio... Non è vero. Giuseppe, una cosa seria prima, due secondi. Hai fatto malinformazione, caccia tutti i tuoi collaboratori, perché non è vero che Mattarella non ha detto niente per il fatto della scuola. Ah sì, non ha usato, ho detto che non ha usato le parole antifascismo, squadracce, eccetera. No, hai detto, non ha detto proprio niente. Tu hai detto, non ha detto no, proprio, ha non detto è che non ha usato detto, certi ultimo, termini, rincoglionito. Ha detto in ultimo il fatto della scuola, in ultimo. Hai capito? Quindi fai malinformazione. Seconda cosa, sulla guerra, due parole. Ma che sei? Un comizio di Angelo da Bari? Ascolta. Cos'è? Un comizio di Angelo da Bari? Ascoltami. Adesso ti chiamo il centralinista, guarda che ti chiamo il centralinista. Tu la vuoi buttare sempre in cacciara? Parla di cose serie. Parla della ma guerra. Ti chiamo il centralinista, parla... altro che. Un centralinista, va a fare il keynote. Lui è Parenzo. Come dici, Parenzo, come ha detto piano piano, sì. leccando, si è arrivato alla 7. Se per caso Cairo direbbe a te, David, ti mando in prima serata, però se dicesse anare, già in prima serata. Sono già in prima serata. Sono già in prima serata, imbecille. Sono già in prima serata, idiota. Sono già in prima serata, imbecille. Ma perché a Bari ti conoscono come l'idiota? Scusi, mai a Bari ti conoscono come l'idiota? Ripeto un attimo l'immagine che ha detto prima. Se Parenzo chiedesse di fare un programma in prima serata, che cosa accadrebbe? Già in prima serata. Che cosa accadrebbe? Sì, tra l'altro. Pensa che la vita non è tutta politica e televisione, David. Hai capito? Ciao Angelo, ciao.
Allora, c'è un saggista che si chiama Savino Balzano, che ha sostenuto nei giorni scorsi, buonasera signor Balzano, un saggista, pensate, io vorrei due minuti, anzi forse meno, col signor Savino Balzano, perché ha sostenuto che, e sostiene, che il fascismo non esiste, che il pericolo fascista non esiste. Certamente non è uno di destra, non è uno accusabile di fascismo. Buonasera, parta, vada Savino, vada Balzano, vada. Buonasera. No, io penso semplicemente che questa storia del fascismo in realtà la vedano soltanto certi intellettuali agiati in certi circoli, diciamo. Ma scusi, ma non c'è fammi sentire, fammi sentire, vai. Lo so che Parenzo, diciamo, su questo ci regge una carriera. Sì. Però molto quello bene. Che vorrei dire, ma vaffanculo. Dica, vada. Questa è una forma di fascismo, per esempio. Che lei sì, no, questa è una forma di mandarla a quel paese. Questa è la zanzara del fascismo. Guardi, questa, uno chiama qui e si prende il mio vaffanculo, io mi prendo il vostro. Questa è la zanzara, non è il fascismo. Vada dritto. Stava dicendo. Io penso che questi intellettuali agiati di pseudo sinistra, di sedicente sinistra, che non hanno più uno straccio di contenuto da esprimere, utilizzano questa leva dell'arrivo del fascismo per darsi un senso. Ancora generalmente questo circolo di intellettuali agiati li potete vedere la sera tra le 20 e le 20 e 30 sulla 7, li trovate dalla Gruber, oppure trovate qualche attore da Formigli che, diciamo, ci fa un copione su sta storia dell'arrivo del fascismo. Ma il problema è che la sinistra, e lo dico con un certo rammarico, ha perso completamente la barra e dunque si riempie di questa storia, si attacca magari a quattro sfigati usciti da un centro di igiene mentale che portano la camicia nera e salutano dicendo camerata presente, per dire che sta arrivando. Ma è di una banalità sconcertante quello sentire, che sta dicendo. È perfetto, è una cosa lo di dico una io, banalità. È perfetto, è ma perfetto. Guarda, la sentiamo, da quanto la sentiamo sta cosa? È da quanto la sentiamo sta cosa dei salotti TV che cavalcano? Ma è veramente banale e noioso. Guardi, no, questo paese è così fascista che un intellettuale di sedicente sinistra, uno di quelli che fa la faccetta triste quando va in TV, che sembra Michele Placido, un certo Saviano, ha il diritto di dire ancora, che la Meloni è una bastarda. E poi dopo viene rinviato a giudizio, tutti, e siccome viene giustamente rinviato a giudizio dopo aver celebrato i giudici, ora tocca a lui. Quindi i magistrati non sono di sinistra, a parlare che almeno c'è il sistema totalitario, c'è l'autoritarismo. Ma dopo tutto, Parenzo, io non la biasimo, perché lei deve portare a casa la pagnotta. Quindi, ma io non devo portare a casa nessuna pagnotta, fascismo, perché lavoro a prescindere da fascismo, antifascismo. Sì, io lavoro a prescindere, certo. Quindi non me ne frega nulla. Guardi, dopodiché queste banalità che lei ci ha ma lei non so chi è, lei ci ha sfrenato una quantità di banalità talmente grandi. Cosa qua, la dico contro il mio interesse, perché se il fascismo tornasse, l'olio di ricino lo dovrei bere anch'io. Ma non è questo. Nessuno sta dicendo dell'Italia. Che sta tornando il fascismo. Come no? Nessuno come non lo dico? Come no? Guarda la professoressa di Firenze, i professori di Firenze, le manifestazioni. Ha fatto un ragionamento storico ricordando una cosa vera. Le elezioni sulla 7 non si parla d'altro che del ritorno del fascismo, perché non siete in grado di fare opposizione. Ma sapete chi è? Ma chi è che deve fare opposizione? Il giornalista deve fare sempre il culo a chiunque. Ma di che parla, scusi? Lei non lo fa a chiunque, Parenzo. Lei non lo fa a chiunque il culo. Ma sì, ho criticato, e chi gliel'ha detto lei? Che la pensano come lei il culo non va, ma io la seguo. Ma chi gliel'ha detto? Seguo con grande interesse il suo lavoro, quindi, perché penso che quindi lei dice, molto utile. Quindi lei dice che io non faccio bene il mio mestiere, sostanzialmente, che sarei prezzolato da qualcuno, lei questo. Dice. Se lo potessi ripetere apertis verbis, se poi potrebbe dare anche il suo estratto, il suo IBAN, gradirei bonifico. Quindi lei sta sostenendo che io... Scusi, chi è che ha fatto la puntata con Sumauro? Vabbè, che c'entra chi questo adesso? Non andiamo nel dettaglio, dai, non andiamo nel dettaglio. Chi l'ha invitato? Grazie, io voglio salutare e abbracciare il saggista Savino Balzano. Buonasera, grazie mille, arrivederci. Ma chi è sto costo qua? Chi è? Un gigante. Ma con minchia è? Un gigante. Ma abbiamo in studio, amici miei, abbiamo in studio nel giorno... dell'anniversario di un anno dalla guerra, anche se qualcuno dice che la guerra è iniziata molto prima, che ti hanno mandato delle foto, vergognati. La sopravvissuta alla strage di Odessa, Olga Ignatieva, buonasera qui negli studi, buonasera a tutti, con la bandiera e vergognati russa, che schifo. Tu Parenzo, che non sai fare il tuo mamma mestiere, mia. No, giusto, questo, a sfregiare
andare a sfregiare i morti dell'invasione dell'Ucraina, maledetti. Oggi è anniversario di riunione le terre russe. Ritorna a casa, dottoressa, scusi, giusto per non per precisare. Scuso. Allora, aspetta. Solo per precisare, solo in Italia una stronza di questo livello può venire a fare propaganda putiniana in una radio nazionale. No, solo in Italia. Perché se qualcuno a Mosca, se qualcuno a Mosca usasse dire Putin, Putin, verrebbe arrestato. Lei è l'unica stronza che può venire qui a sputare su Zelensky. Ma guarda, tu devi essere denunciato con l'ambasciata russa, lo facciamo, ti denunciamo. Attento, Parenzo, posso dirti nell'ordine, nell'ordine. Io adoro Putin, capito? Io amo il popolo russo, ma in particolare amo quei russi che sono stati arrestati a Mosca perché hanno protestato contro l'invasione dell'Ucraina. Io sto con quei russi lì, non con una stronza come te. Stronza come te. Questo è. Sei tu quello che tu dici. In Ucraina vi stanno facendo un culo così. In Ucraina vi stanno facendo un culo così. Vi stanno facendo. Dovevate conquistare Kiev un anno fa. Dovevate uccidere Zelensky. Non avete fatto per fortuna nulla. Torna in sua patria, Russia, perché Kiev è madre delle città russe. E sarà sempre così. Sei tu così. E la Moldavia rimarrà indipendente. E adesso ci riprenderemo pure la Transnistria, pure la Transnistria ci riprendiamo ora, pure la Transnistria. Allora dobbiamo sottolineare che la signora Inadieva, dimmi te, che la senti, metti sta stronza in studio con la bandiera degli occupanti, incredibile, con la bandiera russa per sempre, ricordala. È come sventolare la bandiera nazista, è come sventolare la bandiera nazista, non si può dire, dai, non si può dire. La bandiera russa è anche la maglietta dell'Unione Sovietica, però oggettivamente oggi la Russia è anche la addirittura la cosa di San Giorgio. Nastro San Giorgio. Ma è il nastro dell'invasione questa cosa. No, nastro della liberazione dal nazismo. Ma tutta l'invasione, è l'invasione. Ma che tutta l'Europa è nazista? Non c'è il nazismo in Europa. Seconda guerra mondiale. Questo simbolo. Ma perché non vi vogliono gli ucraini? Questo simbolo non vi vogliono di liberazione popolo ebreo. Tu, Parenzo, lo senti? Non vi vogliono. Allora, perché gli ucraini non vi vogliono però? Beh, gli ucraini, la maggior parte degli ucraini non vogliono nazismo. Ma io nel Donbass non ho visto applausi ai carri armati di Putin. Io nel Donbass siete ancora lì impantanati. Non hai occhi, perché chiudi occhi. No, perché questo è quello che vi raccontano a voi. No, è questo che raccontano a voi, perché comunque, io ce l'ho lì, amici. Fai una cosa, quando vai all'ambasciata russa di David Parenzo, facciamo, ha detto che Putin è un pezzo di merda. Glielo vuoi dire? Glielo vuoi dire da parte mia? Diglielo. Te l'ho promesso. Ha detto che Putin è un pezzo di merda. Traducilo in russo. Di argomenti. Come si dice pezzo di merda in russo? Non voglio usare parolacce. Tu sei pazzilca di Biden, capito? Che? Tu sei tappeto su cui puliscano piedi tappetino. Di Biden. Meglio essere tappetino di Biden piuttosto che tappetino di Putin. Perché tappetino di Putin, a Putin non servono tappetini, lui li apprezza. Ma non c'è democrazia in Russia, signora Inadieva, non c'è nessuna democrazia in Russia. C'è, perché ci sono trasmissioni. Pizdiez di Putin. Lei non può. Lei è rifugiata politica in Italia, signora. Cosa fa? Mi avveleni? Mi avveleni? Cacciatela via. Cacciatela. Rifugiata di chi? Di chi è rifugiata questa? Cacciatela. Europeo riconosce stragi naziste cacciatela in Ucraina. Allora, cacciatela dall'Italia. Tu come persona, se potessi, non gradita. Cacciatela. Che se potessi votare in Italia, chi voteresti? Tra il partito chi voteresti? Rizzo, dei comunisti, chi potresti? Sinceramente non mi fido neanche... No, la Meloni assolutamente, perché destra per è fedelissima nulla. Fedelissima di Zelensky. No. Guarda, non è fedelissima, lei fa ordine di America, quindi quando si dicono non fare, quando si cambia vento, lei andrà a stringere mano a Putin, perché questi non hanno sue opinioni e non hanno neanche ideale. Fanno quello che fa comodo. Scusa. Anche tu. La Politkovskaja, com'è morta la Politkovskaja? Esatto, scusami. Politkovskaja com'è è stata uccisa da suoi padroni americani. No, ma questo non si può dire. Sua morte era molto utile per loro, perché lei è traditrice del suo popolo. Non diciamo cazzate.
vergogna. Diciamo, io non dico, che perché è uccisa dai russi, dai filo putiniani, no, dai sicari di Putin. Da senta, padroni dica da così. Quando lei incontra l'ambasciatore russo in Italia, che tra un po' se ne va fuori dal cazzo, non perché ti preoccupare tutta, l'attuale l'ambasciatore russo tra un po' se ne va fuori dal cazzo e ne arriva un'altra, se ne va fuori, gli dica pure con questo linguaggio diplomatico mio che Parenzo ha detto che i sicari di Putin hanno ucciso una volgarità di giornalismo. Glielo dico, calma, io, ma come fai, mi avveleni? Che fate? Cosa fai adesso? Chiami l'ambasciatore e mi fai avvelenare? La NATO, per lei che cos'è la NATO, signore? Perché avvelenate le persone del mondo? Che porta guerre in tutto il mondo, e tu sei anche serve di NATO. Pure, il mondo certo, serve di NATO, certo, che tradisce il suo popolo ebreo. No, no, perché proprio Finlandia, loro fanno questo, uccidono tutto. Perché Svezia e Finlandia vogliono entrare nella NATO? Scusi, perché Svezia e Finlandia vogliono entrare nella NATO? A lei piace il professor Orsini? A lei piace? Diciamo, mi piace tante cose che lui dice. Piace il professor Orsini? Sottolineiamo questa cosa qua. Sottolineiamo questa cosa qui. Che cos'è che le piace in particolare del professor Orsini? Sentiamo. Cioè lei che sostiene che Putin è un grande statista e che deve occupare tutta l'Ucraina, mi sembra. Non che deve lei, no? Occupare, deve liberare tutta l'Ucraina. Lei da vuole la bandiera, quella bandiera che porta la leva questa bandiera è bandiera della vittoria a Kiev. E sarà dunque così. Lei però lei apprezza il professor Orsini, diciamo questo, mettiamo le cose. Diciamo, sì, mi piace quelle cose. Giusto per sottolineare alcune cose, lei vuole la bandiera russa a Kiev e lei apprezza il professor Orsini. Lei Zelensky come lo giudica, signor Zelensky? È un drogato pupazzo. No, ma non si può dire una cosa del genere, ancora cosa è drogato pupazzo, a cui amano così come Parenzo, perché non hanno sua opinione. Ecco così. Benissimo, perché... Leonardo da Modena. Leonardo da Modena, ma in questo cacciate, uno. Io mi auguro che arrivi la polizia, la sbatta Leonardo fuori dalla 24. Leonardo da Modena. State perdendo la guerra. State perdendo la guerra. Dici di Ucraina? Sì, 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 NATO sta perdendo. State contro piloti americani, spaparanzati. Contro piloti americani. A lei conferma che c'è NATO. Con il telecomando. Vi stanno distruggendo. No, non preoccupare. Non preoccupare. Distruggendo a migliaia di chilometri di distanza, vi stanno distruggendo e non avete neanche l'idea di cosa sta succedendo. Certo. E voi sareste la prima potenza mondiale. Voi no, siete niente. Avete perso potenza, niente. Siete prima potenza mondiale. Grazie Leonardo. Fabio da Roma, uno contro tutti. Fabio da Roma, vai. Olga Ignatieva contro l'universo mondo. Vai Fabio, dimmi. Lei deve tornare a casa di corsa. No, guarda, io decido da me dove tornarmi, capito? Lei sta qui, non ha diritto mamma a stare mia, qui. Poverina, non fai isteriche, si mostri che non ce l'hai argomenti. Giovanni da Piacenza, andiamo avanti, c'è molta rabbia, c'è molta rabbia. Giovanni da Piacenza, dimmi, uno allora, contro tutti, in onore di chi sta bene. Neanche l'uno per un milione dei russi che attuali, perché la maggior parte non vogliono questa cazzo di guerra e non la pensano come la signora. Il signor Putin deve tranquillamente andarsene a fare in culo. Russi sanno che fanno, stanno liberando sue fratelli, no, cara, stessi russi ribattizzati violentamente da polacchi. Molto bene, Francesco da Roma, Francesco da Roma, vai per chiudere. Olga, vai. Olga, vai a fare in culo i tossici di guarda, merda. Guarda, questo che è un affare vostro che piacerebbe fare. Io vado a fare e dire Wagner. La verità. Io combatto per la verità. Ma scusami un e po', auguro a tutti con anniversario di partenza. Ma l'Ucraina quanto cazzo mai è stata russa? Lo sai che c'è stato un referendum nel 91? Vabbè. E compreso grazie Francesco, scusa, era contro il popolo, era Olga, per l'Unione Olga, Sovietica. Scusami un attimo, Putin ha detto recentemente però che è a favore della famiglia tradizionale, contro i gay, esatto. Contro... Beh, ma che è giusto, scusa, non ho capito. Esatto. Per me sì, perché valori tradizionali apprezzo anch'io. Ma apprezziamo la famiglia, tutti la tradizione, lei contro lui i gay. Che c'ha tre famiglie, ha detto che l'Occidente è perverso, ha detto che l'Occidente è perverso, c'hanno mille famiglie, amanti, cose. Scusate, ma diciamo famiglie, ma quando in Occidente vogliono fare legge, prendere legge per fare sesso con animali, ma chi? Ma dove vogliono fare sesso con animali? Vergogna! Se ne vada, fermi tutti, Cacciala via. Sono Ezio Baratta, Chief Information Officer di Calia Italia. Creiamo divani per il comfort dei nostri clienti, portando il design italiano da Matera in tutto il mondo. Dal 2019 per le nostre telecomunicazioni ci affidiamo a Vianova, con cui condividiamo i valori dell'eccellenza e del rispetto del cliente. Per rilassarvi con le vostre serie TV preferite scegliete i nostri divani, ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Vianova. Vianova,
Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee. Buongiorno, devo firmare documenti, comunicare con la pubblica amministrazione. Che stress! Mi aiuti, la prego! Certo! Con la firma digitale di Buffetti potrà firmare legalmente i documenti da PC, smartphone o tablet e accedere ai siti della pubblica amministrazione. Pensiamo a tutto noi. Pronta in 24 ore. Buffetti, mi semplifica la vita. Scopri di più negli oltre 700 punti vendita Buffetti. Gentili passeggeri dello shuttle Volkswagen T-Roc, stiamo per iniziare la discesa su Marte. Il tempo è sereno e la temperatura è di meno 63 gradi. Accomodatevi per essere teletrasportati alla base. Ci auguriamo di rivedervi presto a bordo. Un giorno potremo vivere nello spazio e tutto sarà più digitale e semplice. Inizia ad abituarti. Entra nell'era della tecnologia per tutti. Con nuovo T-Roc Airline. A febbraio il Tech Pack è incluso. Ti aspettiamo anche domenica. Info su Volkswagen.it. Cosmopolitan presenta Cosmo IM. Chi sono? Chi voglio essere? Ti aspettiamo alla mostra evento dal 2 al 5 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano. Pensieri, desideri e sogni della generazione in divenire prendono vita grazie al talento di giovani studenti. Ogni giorno momenti di confronto con ospiti, artisti e talent. Non perderti l'inaugurazione e scopri di più su cosmopolitan.it. Ma perché bevi il caffè con un estintore in mano? Mi proteggo dal fuoco di Sant'Antonio. Non scherzare. Guarda che è una malattia molto dolorosa che può peggiorare la tua qualità di vita. E quindi? Chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti. Col fuoco di Sant'Antonio non si scherza. Informati su proteggitidalfuocodisantantonio.it. La vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio è offerta gratuitamente ai soggetti ad aumentato rischio e ai 65 anni secondo il piano di prevenzione vaccinale 2017-19. Può una crociera cambiare il ritmo della tua vacanza? Con MSC Crociere, viaggiare è tutta un'altra musica. Parti per Mediterraneo, Caraibi e Nord Europa. E approfitta delle speciali promozioni pensate per te. MSC Crociere. Discover the future of cruising. Scopri di più in agenzie viaggi e su msccrociere.it. Riscaldamento pulito, sicuro ed efficiente a cura di Panasonic Heating and Cooling Solutions. Comfort, sostenibilità e ridotti consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda grazie alle pompe di calore e acqua aria di Panasonic che raggiungono i massimi livelli di efficienza energetica. La parola ad Alfredo Meazza, Country Manager Panasonic. I modelli KL di acqua aria sono in classe energetica A++ riscaldamento, la massima raggiungibile. Nuovi compressori inverter e refrigeranti naturali e a basso impatto sul riscaldamento globale sono gli elementi principali di questo risultato. Se abbinata ad un impianto fotovoltaico, Aquaria può raggiungere la completa autosufficienza energetica. L'installazione di Aquaria in sostituzione della caldaia esistente è agevolata dagli incentivi ecobonus, bonus casa, superbonus o conto termico. Cerca Panasonic Aquaria. Visita aircon.panasonic.eu. Panasonic. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Saluto tutti i partecipanti alla manifestazione e ricordo che io sono per l'eutanasia da quando avevo 20 anni o giù di lì, quindi pensate un po'. Ricordatelo quando andate a votare. Votate chi renderà l'eutanasia legale. Allora, forse l'abbiamo già detto, forse no, ma certamente c'è un Costanzo militante, diciamo così, cioè nella sua grandezza, perché ripeto ancora una volta è stato un grande, c'era anche il fatto di fare delle battaglie civili, popolari, come direbbe, assolutamente, come direbbe, assolutamente. Una di queste è sicuramente la battaglia sull'eutanasia. L'ho vissuta in prima persona, ogni volta che gli citavo qualcuno sull'eutanasia si scaldava. Ma tu ti rendi conto che hai avuto l'onore di passare gli ultimi anni della vita? Vabbè, ma sì, non voglio nemmeno ricordare questo. Ma tu ti rendi conto? Sì, ma non voglio. Guarda, io se c'è una cosa che odio,
l'ho già detto, è quello di trasformare la morte delle persone in un ricordo personale di come sei stato vicino a una persona. Cioè, perché sembra che tu, diciamo, vuoi ricordare te stesso più della persona che è morta, una cosa insopportabile. Come quelli che pubblicano la foto della persona con la bella vicina. Incredibile. E su questo non vorrei che alcuni nostri politici, su questo io non vorrei, dico non vorrei, ho detto non vorrei, non vorrei che alcuni nostri politici seguissero questo luminoso sicuramente. Non vorrei. Era a favore del matrimonio gay. E gliel'ha detto a Donzelli? Io ritengo che si debba concedere la possibilità di sposarsi uomo e uomo, donna e donna, come in tantissimi paesi del mondo, e in Italia questo non accade. Allora, questo era 2015, poi l'anno dopo, se non sbaglio, l'anno prima era già stata approvata la legge sulle unioni civili. Ma comunque mi sono sposato, poi questa è eccezionale, mi sono sposato per quale motivo? Più volte, come sappiamo, vai. Ti posso garantire una cosa, che io mi sono sposato per avere la gioia di divorziare. Dopodiché... La gioia di divorziare. Una volta, lasciamo. Lasciamo perdere, allora. No, cosa stavi per dire? No, lasciamo perdere, perché c'è sempre la cosa del ricordo personale. No, una volta del ricordo personale. Io invece non voglio ricordare, perché se uno ricorda un episodio con una persona appena morta, una persona famosa appena morta, però, sembra sempre che vuoi mettere in rilievo te stesso più che fare un ricordo però, così. Che tu che andavi al Costanzo Show, l'hanno visto tutti, che lui si è. Che la cosa della lavagna che facevi, che alla fine l'avete formatizzata, sì, che era un'idea sua. Idea sua, Ludmilla, se io ti dicessi che lo sentivo tutti i giorni, tu giustamente mi diresti no, ma cosa stai dicendo, l'hai mai sentito tutti i giorni? Esatto, no? Ludmilla, torniamo alla zanzara. Ludmilla, mi senti? Sì, sono Ludmilla da Treviso, Veneto. Sì. Vivo in Italia quasi da 30 anni, cittadina italiana, origine ucraina, Ucraina centrale. Molto bene. Lei è filo russa, filo Putin o filo Zelensky? Chiariamo subito questa cosa. Signori, io studiavo molto bene la storia a scuola. Sì. Vi dico, vi svelo un segreto. Come? Gli ucraini non esistono, siamo tutti russi. Ah, gli ucraini non esistono, ecco, molto bene. Ecco, gli ucraini non esistono. Ecco, lei vuole prolungare ecco la battaglia che abbiamo fatto prima, vuole allungare la battaglia precedente. Comunque vai, Ludmilla, dimmi. Fatemi domande e vi rispondo. Ma non c'è domande, sei tu che devi parlare. Affermazione, okay. Vada a quel paese, cara Ludmilla. L'Ucraina signori è libera e indipendente. Signori, sono in quel paese di democrazia piena, si chiama Italia, colonia americana. Sto qua da 30 anni e non vedo ora di scappare via. Però datemi mia pensione. Vada in Russia, si trasferisca in Russia. Non è colonia americana, è l'Italia libera. È l'Italia libera questa, libera e democratica. L'Italia libera da cervello, ormai da un bel pezzo. Avete lasciato terra bruciata a vostri figli. Vergognatevi. Ma io non terra bruciata, ma che cazzo romano, dice questa? Signori. Scusami, Ludmilla. Avete lasciato terra bruciata a vostri figli. Viviamo nella dittatura. Viviamo nel nazifascismo. Aspetta, salvato il mondo da nazifascisti in costo di 27 milioni di vittime. Sì, ma quello è successo. Io le ricordo che però quella cosa lì, cui certamente hanno contribuito i signori sovietici, è successa però in un periodo che del 1945, intorno a quegli anni lì. Ora sono passati un numero cospicuo di decenni, cara signora Ludmilla. E poi si vergogni di dire questa cosa qua. Non capisco come Parenzo ancora non si sia ribellato. Io devo vergognarmi. Si vergogni di dire. Ma noi arrivati fino a Berlino a salvare anche voi. A proposito, fascismo nato qua, signori, se qualcuno non sa. Fascismo nato qua. Senta, signora, lezioncine di storia da una stronza non le vogliamo. Non vogliamo, perché bisogna dirle dritte le cose. Chi mi ha dato stronzo? Signor Capone, volevo sapere il suo cognome. Parenzo. Non importa. Che cosa fai? Mi fai bombardare dei tuoi amici? Mi fai avvelenare come la Politkovskaja? Che cosa fai? Spiegami, fai sparare come la Politkovskaja? Che fai? Cosa faccio di bello? Lavoro in fabbrica di mobili, ma prima lavoravo come maestra di musica. Sono pianoforte come Zelensky, però in differenza di lui
sono non con pisello, ma con le mani. Con quali anche lavoro. Suona col pisello, ma devo come si permette di parlare così di un capo di Stato libero e indipendente? Mo sì, libero da cervello da 91, ma prima eravamo granaio di Europa. Però adesso siamo quale, liberi eravamo, da cervello. L'Ucraina, è degli ucraini, eravamo granaio. Un'altra colonia americana, colonia americana. Scusi ma signora, signora. Se a questa qua non sta, pensa di stare in una colonia americana, prende il suo pianoforte, armi e bagagli e se ne torni a Mosca a rompere i coglioni. Armi riguardano voi. Pacifici, ma è un'espressione, voi armi mandate armi a uccidere il mio popolo. Ma non è vero, non è... Io. Non è che paga Biden questo qua imbranato, non è che paga Zelensky, Meloni o Draghi. Biden. Paghiamo noi, Melona, anche tu parenzo Meloni, paghi. No, Melona, signora Tapone, paghi anche tu. Scusi. Ma articolo 11 cosa dice? Scusi, posso dirle cosa penso? Mi fai dire cosa penso di questa? Da vostri genitori per darvi questi diritti. Mi fai dire... Scusi, mi fai dire che cosa penso di Ludmilla nel profondo del cuore? Stai calmo un attimo, voglio chiedere... Che me ne frega cosa pensi di me! Però, signor Ludmilla, mi scusi, lei che cosa pensa invece di Zelensky? È più interessante capire che cosa pensa di Zelensky la signora Ludmilla. Cosa pensi di Zelensky? La stronza. Ma proprio meno di cosa penso di Zelensky. Penso di bolletta gas che mi arriva, che prima da nemico pagavo 2 euro, adesso stesso gas pago 80 euro. Beh, adesso 2 euro, 80 euro. Ma pagliaccio di Zelensky non mi interessa proprio pagliaccio, vero, è un pagliaccio Zelensky. Pagliaccio, sì, è un clown. Putin è un criminale invece. E Putin un criminale. Presidente, io invidio Russia e non vedo ora di andare a vivere in Russia. Quando vado in prigione, vendomi a casa in Ucraina, vado a vivere a Crimea. Il mio presidente sarà Putin e mi daranno passaporto russo. Scusi, signor Ludmilla, lei in Italia che cosa fa in Italia? Lei, signor Ludmilla, cazzo questa. Oh, cosa penso, ragazzi? Io ero innamorata di vostro paese quando ero ragazzina. Guardavo Sanremo, ero incantata davanti a TV. Guardavo film Piovra, ero innamorata di Michele Placido. Adesso, raga, non vedo l'ora di scappare via da qua senza ritornare mai. Ho capito, però vada, signora mia, non c'è nessuno che la ferma. Dall'Italia si può uscire. Al contrario della Russia, contrario della Russia, dall'Italia si può anche barcare la frontiera e andare in un altro posto, non c'è nessun problema dall'Italia, signora Ludmilla. Ma certo, mi sposto tranquilla quando dove voglio, non posso andare solo in Ucraina perché non ritorno da là. Perché? Comunque sarà viaggio senza ritorno, perciò non rischio. Ma non ho neanche, ce ne sono altri posti molto più belli di Ucraina, credetemi. Appena sono stata a Lugano, sono stata a Isola Elba, bella la libertà che c'è in Occidente, dialetto veneto, perché io anche lavoro in differenza di qualcuno che sta in Parlamento. Posso dirti? Anche li pago, li mantengo pure, ma io in differenza di lavoro, signora questa posso dirti cosa penso dal profondo, mentre Putin è un grande statista, cosa pazzesca, dai, posso dirti cosa penso dal profondo del cuore di questa persona che telefona, che vive qui in libertà. In Russia non potrebbe telefonare liberamente a una radio. Sei solo una povera stronza. Pronto? Ricco cafone, vai in quel paese. Ma scusi signora, però lei non ha detto tutto quello che pensa di Zelensky. Come lo considera proprio dal profondo del cuore il signor Zelensky? Ma ennesimo pupazzo americano lo sconsidero. Prima era Poroshenko, stesso oligarco. A proposito, cognome vero Waltzman. Poroshenko, che ha fabbriche Roshen, fabbriche di cioccolatini, che una fabbrica ce l'ha anche a Lipetsk in Russia, ce l'ha da 40 anni. La storia diventa complessa. Cara Ludmilla, la saluto, grazie del suo preziosissimo contributo nella giornata di oggi, che è un anno dalla guerra in Ucraina. La ringrazio moltissimo. Aspetta, guerra iniziata 9 anni fa. Sì, abbiamo capito, sappiamo tutto. Grazie ai vostri colonizzatori americani. Ciao Ludmilla, grazie, ti abbraccio. Andrea da Ferrara, vai Andrea, dimmi. Che scempio che fai ogni sera, che scempio. Andrea da Ferrara, dimmi. Lo scempio. Casi umani molto molto significativi. Andrea da Ferrara, vai, dimmi Andrea. Andrea non c'è. Massimiliano d'Avellino, chi è qua? Massimiliano?
Buonasera Giuseppe, buonasera, tutto bene? Dimmi. Okay. Mi senti? Ma chi sei, il Templare? Niente, vabbè, chi io sei, volevo Templare? Fare, sì, volevo... sì, ma dimmi. Non da Avellino, da Napoli. Da Napoli, Rube, vabbè, dimmi. Da Napoli. Allora, volevo fare in onore anche il suffragio della morte di Costanzo, in onore anche al giornalismo più autentico e veritiero, di fronte anche alla minaccia di una coalizione che porterà la terza guerra mondiale, che Biden è venuto a richiamare qui. Sì, ma non dica in onore di Costanzo, la prego, non dica in onore di Costanzo, non si preoccupi. Caro Pellegrini, il Templare. Faccia la preghiera. Posso fare questa preghiera? Sì, faccia la preghiera. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. O principe gloriosissimo delle celesti milizie, San Michele Arcangelo, con il potere disse? Di Cristo Dio onnipotente, difendino i Templari e Vladimir Putin, combatti insieme con tutti noi, con tutto l'esercito degli angeli santi e tutto il popolo russo nell'ardente battaglia contro l'inganno dell'antipapa Bergoglio, fantoccio della massoneria internazionale, la falsa chiesa dei cardinali massoni che lo hanno eletto. Combatti e distruggi il satanismo organizzato nella terra ucraina di Zelensky e i depravati satanisti massoni USA, Biden, Obama. Questo è tutto vero, ragazzi. Questa, anche questa è l'Italia. Anzi, no, questa è l'Italia. Questa è l'Italia, cari amici miei. Questo è un delirio. Forma di vaccino per portare le anime alla dannazione eterna. Anche questa è l'Italia. Io dico questa è l'Italia. Parenzo dice anche questa è l'Italia. Questo è un gabinetto, quello che ha chiamato. Un gabinetto pubblico. Che il Dio sottoponga il diavolo sotto il suo impero. Ma questo ma va a far culo, dai. Celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia, distruggi tutte le opere del maligno e dei suoi servi massoni, in catena dell'inferno Satana, Bergoglio e tutti gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo. Bergoglio e lo spirito maligno, una cosa pazzesca, dai. Su un attimo ancora. Com'era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. MediaWorld smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus con il 25% di sconto a soli €374,99. Fino al 27 febbraio c'è ScontoWorld con sconti fino al 50% sulla migliore tecnologia. MediaWorld, fatto apposta per me. In poltrone sofà, i doppi saldi finiscono col botto. Sì, perché per fare spazio alla nuova collezione, facciamolo svuota tutto, con gli ultimi divani e poltrone a partire da €99. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Vuoi il meglio per il tuo business? Liberati dai pensieri e fai spazio all'ibrido con Electrify Your Business. Con leasing FCA Bank hai nel canone la Easy Wallbox e un anno di ricariche pubbliche. Ad esempio, Jeep Compass 4x plug-in hybrid, 47 canoni da €379 al mese, con copertura furto incendio. Anticipo €13.080, 48 mesi. Valore di riscatto €25.238,32. TAN 4,99, TAIC 9,92. Offerta valida fino al 28 febbraio e soggetta ad approvazione FCA Bank. Info su jeep-official.it. Goditi il giardino senza pensieri con Automover. Da 25 anni Husqvarna migliora i robot tagliaerba per creare la gamma più affidabile sul mercato. A batteria, silenziosi, resistenti alle intemperie, adatti a piccole e grandi superfici e pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com. La Zanzara. Ocean Avenue, where I used to sit and talk with you. Ci sei tu però? E io cinghiale. Ah, cinghiale? No, sei. Tu potresti essere un porco. Ma va. Ma no. Scambio di vedute tra Sgarbi, che è nato, come sappiamo, al Costanzo Show, e lo stesso Costanzo che lo manda a quel paese. Ora, alcuni temi di sesso che noi facciamo adesso sono stati già sviscerati da Costanzo, erano già stati sviscerati, e questa è stata una cosa geniale di Costanzo, no? Cioè, tutti i temi che sentite alla Zanzara, più o meno, erano stati già affrontati alla maniera di Costanzo, diciamo, anni fa, se non di più. Adesso vi faccio sentire una cosa in cui ci sono tre voci, un gigolò o presunto tale o forse un attore. Era il 92, la Sora Lella e Costanzo. Senti. Ho iniziato anche a fare soddisfatte e rimborsate, quindi. Questa è una bella cosa.
vedi quando è come due fustini al posto di uno, cioè lei è arrivato soddisfatte o rimborsato. Non siete soddisfatte? Che e macello! Se... No, perché? Ma perché? Ma come? Ma non ci capisco più niente io! Sì, ma abbia pazienza, ma se qualcuna ci giobba e no, finge di non essere soddisfatto, si capisce? Ma lei ha dovuto rimborsare molto? Finora no. Ah, è geniale, dai. È geniale. Lui dice al gigolò, ma lei ha dovuto rimborsare molto? Lei ha dovuto rimborsare molto? Si dica. Cioè, sono molte quelle insoddisfatte che si sono fatte rimborsare? Ragazzi. Tiziano da Firenze, Tiziano da Firenze. Tiziano da Firenze, vai. Sì, salve. Dimmi. Tiziano. Salve Luciani. Io penso che gli Stati Uniti siano nati perpetuando uno dei più grandi ecocidi, genocidi e etnocidi della storia. Ecocidi, okay? E poi non so che cosa ha detto, etnocidio, genocidio. Dunque praticamente gli Stati Uniti sono nati da un genocidio, sono nati da sterminando qualcuno, sterminando la terra, No. Sarebbero americani, coloro che erano gli Apache, torniamo all'epoca degli Apache. Cioè dare spazio a un imbecille come questo è criminale, ma io non me la prendo con quello che chiama. Tiziano, quello che chiama dici, un idiota. Quello non so neanche chi sia, quello che chiama è un idiota. Io me la prendo con chi lo fa chiamare, e chi lo fa chiamare ha un nome e un cognome. Il nome è Giuseppe, il cognome è Cruciani. Allora, la NATO avrebbe invaso adesso l'Ucraina per conto degli Stati Uniti economicamente, l'ha fatto la Russia militarmente. Che differenza c'è? Me lo dica lei. Tu stai dicendo che però volevo ricordare che al di là di tutto ci sono alcune città che fino al febbraio dell'anno scorso erano in piedi. Io dico, ricordo solo questo, alcune città erano in piedi, poi è vero che qualche anno prima c'è stato forse un'uccisione, sicuramente l'uccisione di persone, però fino al 24 febbraio ci sono delle città tipo Mariupol, eccetera, che erano in piedi con appunto, i palazzi appunto, in piedi appunto. Poi per carità, poi sono arrivati dei cararmati con la Z, Questa è una grande agorà democratica. Dove ci sono posizioni orsiniane, ci sono posizioni orsiniane a un livello grandissimo, posizioni molto orsiniane. Andiamo ad Avellino, da Giorgio. Vai Avellino, forza Avellino, dimmi Giorgio. Ciao a tutti, io vorrei dire una cosa, ma non ho capito a che cazzo servono queste giornate della memoria, e sta cosa la dico soprattutto a Barento. Ma ti devi vergognare, se ti riferisci alla giornata della memoria, cioè dire alla giornata in cui si ricorda lo sterminio degli ebrei, se ti riferisci a questo ti devi solo ed unicamente vergognare. Comunque chi se ne frega. Posso continuare? Sì, e continua. Cioè, certo, Israele, che sono 60 anni che sta... Non dire che di genocidi ce ne sono stati tanti, sicuramente quello più grave è sicuramente quello degli ebrei, non c'entra nulla con la vicenda della Palestina, del Medio Oriente, non c'entra niente, nulla, non diciamo cazzate. Condanno i missili di Hamas sulle amici tuoi, Grimaldi d'Avellino, Fulvio Grimaldi d'Avellino, ciao. Per completare la serata, caro De Vito, una serata molto movimentata, ma non siamo ancora alla fine, Non siamo ancora alla fine, devo dire la verità. Lo so, purtroppo. C'è un signore che conosci bene, che si chiama Palmarino Zoccatelli, Veneto.
Russia, la situazione Veneto-Russia. Veneto-Russia. Io chiamerei per una visione imparziale. No. Imparziale, no, sì, sul conflitto. Sì. Sul conflitto e sì. Non solo. E non solo. Vai regia col numero. Pronto? Palmarino? Ma hai sentito Putin? Mi sembra che la pensi esattamente come te sulla famiglia tradizionale. Come te, esattamente come te. Beh, sono io il suo consigliere, no? Non lo sapevi? Ma questo non lo so, però facendo parte tu dell'associazione Italia-Russia, non so che cosa, Veneto-Russia, Veneto-Russia, scusami, Veneto-Russia, è vero che tu sei anche... L'associazione Vai a fare in culo, l'unica associazione di cui deve fare il presidente. L'associazione Vai a fare in culo. Il mancato San Paolo. Palmarino, Palmarino, non Zoccatelli, Palmarino Picchiatelli, Palmarino Picchiatelli nella testa, Picchiatelli. Sei tempo a convertirti, a metterti a posto. Convertirmi a cosa mi devo convertire? Paolo, dai, su, perché? C'è il tempo. Ma non ho capito, perché uno si deve convertire? Cioè dovrebbe diventare da ebreo cattolico, che dovrebbe fare? Ma perché mai? Ma perché? Ma può fare anche l'ebreo osservante, secondo l'Antico Testamento, e, sì, e smetterla di rompere le scatole qua a questi poveri italiani, sì, no, con le sue teorie contro natura, va bene, dai. Teorie contro natura. Cioè, se, no. Scusami, no, però Putin ha detto una cosa che va esattamente nella tua direzione, cioè la famiglia e l'unione... Infatti io sono contentissimo. Cioè tu sei filo, perché tu sei filo putiniano, mi sembra di capire. Condivido la sua analisi. Benissimo. Le sue politiche a favore della famiglia, condivido quando afferma, sì, che siamo di fronte a uno scontro contro l'Occidente degradato, no, no, che promuove i valori contro la natura, sì, dei valori tradizionali naturali. E qua invece l'Occidente, no, chi afferma i valori naturali e tradizionali deve essere messo in galera. Sì, ma siamo a questo sì, livello, ma, capito, no? Ma tu lo puoi dire, tu sei filo putiniano e puoi tranquillamente dirlo. Se vai in Russia a dire che sei filo occidentale, passi, no, guai. Filo, no, ucraino. Ma queste, sono messe in giro, sono dicerie che mettete in giro voi giornalisti. Non è vero, ci sono stato in Russia tante volte. Dunque, più democratica la Russia è più democratica della media, degli Stati Uniti. Molto di più, sicuramente. Molto di più. E anche dell'Italia. Molto più dell'Italia. Abbiamo, cioè, votiamo. Prima si vota un governo, no? Sì. Che dovrebbe essere di una certa linea, poi va a fare il contrario. La Meloni lo stesso, no? Sì. Quindi vabbè, insomma, ma che c'entra? Ma almeno si vota, ma si vota anche in Russia, ma anche là si vota anche là. Sì, ma i dissidenti vanno in galera. I giornalisti vengono uccisi. Palmarino Picchiatelli. Picchiatelli sto minchione. Questo è un minchione. Perché lo chiami sto minchione? È un povero minchione che fa parte del gruppo di quell'altro imbecille di Maurizio Ruggero. Tutti a Verona sono quelli. Basta. Tu una volta, Palmarino, hai definito addirittura da qualche parte, adesso non so bene, recentemente anche, il cocainomane, cioè hai definito Zelensky il cocainomane di Kiev. Beh, ma è risaputo questo sniffa e dà le allucinazioni, ogni tanto sniffa, c'ha le allucinazioni, no? Che allucinazioni? Questo è risaputo, lo scrivo su tanti siti, non è un mistero per nessuno. Quali siti? Dunque tu stai definendo i siti russi? Questo qua sta massacrando il suo popolo, no? Mandando Putin, lei dice. Russi, un popolo fratello, sono popoli fratelli, questo qua li sta mandando al massacro, perché devo dire, agli ordini che gli dà Washington, l'IBM americano, questi satanassi di dem americani, i satanassi, no? Cioè, qua... ma perché sono satanassi? Certo. Perché sono satanisti? Tu vuoi dire satanisti? Siamo a livelli lì, scusa, questi che ti fanno i laboratori biologici, no, in Ucraina per sfruttano la... Beh, insomma, hanno scoperto anche traffici non tanto leciti, no, di pedofilia, di bambini, di quelle cose lì, ma che c'è? Ma che c'entra? Questo qua deve obbedire a quei pazzi là. Prima pazzesco. Ce ne liberiamo, meglio è. Prima ce ne liberiamo. Secondo te i democratici americani sono satanisti e fanno traffici di bambini e di pedofilia? Beh, a certi livelli sicuramente sì. Ma di che parla? Ma perché gli consenti di dire queste fregnacce a sto svalvolato? Ma quali fregnacce? Vabbè che a te, Parenzo, va bene avere quel regime lì, ti va benissimo. Non so perché, probabilmente, ma quale regime? No, dei pedofili? Ma di che parli? Sei pazzo? Sei un ma atlantista? Cosa c'entra atlantista con i pedofili? Dice il contrario di quello che porta avanti questo rimbambito di Biden, che è rimbambito dietro di lui. Trump, chi c'è? Ti piace, chi c'è dietro di lui? Ma come chi c'è? Chi c'è? I satanisti? Chi ci sono i satanisti?
satanisti, chi c'è? Ma lo sappiamo, anche chi? Quelli, chi? Sicuramente anche i satanisti. Quelli, certo. Però scusami, Zoccatelli, andiamo al sodo della cosa. Siccome Putin ha detto Palmarino che... Minchiatelli, non Zoccatelli, Minchiatelli. Dunque, secondo te i gay sono contro natura? La pratica dell'omosessualità è contro natura, certo, la pratica dell'omosessualità è contro natura. Cioè il bacio tra due uomini, il bacio tra due uomini è contro natura, secondo te? A me fa schifo. E due donne che si baciano e si leccano, e due donne che si leccano e si baciano, ti fa schifo uguale? Mi fa schifo uguale, certo, nessun problema, mi fa schifo uguale. Mi fa schifo uguale. Quindi, due donne che si baciano nemmeno ti attirano, io starò sempre dalla parte di chi difende i valori tradizionali, perché in Europa purtroppo si sta instaurando una dittatura, no? Di che tipo? Non c'è nessuna dittatura. Totalità globalista. Valori naturali, contro valori cristiani. Contro i valori cristiani. Questa è la dittatura che sta imponendo l'Europa. È una nuova religione, una controreligione, una controreligione in contrapposizione alla religione cattolica. Scusa, ma te che cosa te ne frega se ci sono due uomini che si inchiappettano tra di loro? Scusami, se due uomini si inchiappettano tra di loro, che cosa te ne frega a te? Questo è il punto. No, ma danno scandalo pubblico, danno scandalo, rovinano la moralità dei giovani, cioè danno esempio cattivo, pessimo. Danno esempio cattivo e pessimo. Che la Russia di Putin, che combatte contro queste porcherie, fa benissimo. Ma che combatte le porcherie, che i figli di tutti gli oligarchi stanno in Europa e nel mondo a fare la bella vita con milioni? No, calma, li chiamate oligarchi, quali chiamate filantropi, no, ma sono la stessa cosa. Dato che siamo in tema, però, i vostri filantropi sono gli oligarchi dell'Occidente, va bene? Scusami un attimo. Porcherie ben quelle di quelli degli oligarchi russi. Dato che siamo in tema, ti vorrei chiedere, se tu avessi un figlio omosessuale, come la prenderesti? Beh, insomma, cercherei di convincerlo che deve curarsi, guarire, sì, e cercare di fare una curarsi. Vita normale. Curarsi e guarire. Beh, curarsi. Insomma, ci sono anche delle cure per uscire da quella assoluto psicologica spesso, quindi curarsi e guarire. Ma bisogna curarsi dai movimenti di Zoccatelli, bisogna far curare le persone che si iscrivono al vostro cazzo di movimento, quelli vanno curati. Il futuro sta nella tradizione, vedrai, abbi vedrai cosa sarà. Ciao Palmiro, ciao Palmarino, sì, Palmiro l'ho chiamato, ciao come togli altri. Ciao Palmarino, ciao. Prego per voi, va là che vi convertiate. Sì, prega, vaffanculo. Corri da Troni, dal 9 febbraio all'8 marzo, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Ford Kuga Plug-in Hybrid, libertà in elettrico o ibrido. E cioè? E cioè puoi scegliere. I tragitti in città come casa, scuola, lavoro puoi farli in elettrico. E nel weekend? Puoi scegliere la tua via di fuga dalla città guidando ibrido. Bello poter scegliere. Allora scegli Ford Kuga con anticipo zero, 36 rate da 390 euro e rata finale da 18.947 euro. TAN 6,95 TAI GOT 15. Cubetti Beretta, quel gusto in più, in ogni ricetta li userai tu. Con la pancetta ogni piatto speciale, se affumicata diventa geniale. Cubetti cubi cu, cubi cubi. Cubetti Beretta, più fantasia in ogni ricetta. Sì? C'è un problema con lo stoccaggio dei colli. Ingegnere, l'audit per la sismoresistenza. C'è una soluzione per gli scaffali. Ah, e poi la cerca urgentemente gli responsabili automazione. Tenere tutto sotto controllo è sempre più difficile. Almeno la logistica falla facile. Per la tua azienda, affidati agli esperti del magazzino e dello stoccaggio intelligente. Pretendi il top. Scegli ModulBlock. ModulBlock.com. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, sempre negative le borse americane. Il Dow Jones scende in questo momento dell'1,05%, mentre il Nasdaq sta perdendo l'1,92%. E l'inflazione USA superiore alle attese a gennaio ha mandato a KO anche le borse europee. Parigi ha ceduto l'1,78%, Francoforte l'1,72%, mentre Londra ha limitato le perdite a un -0,37%. A Piazza Affari Fuzzi MIB ha lasciato sul parterre l'1,07%. Sul listino milanese svetta Saipem, salito dell'1,95%, tra i migliori anche Erg, più 1,71%.
1,31 e Telecom Italia su dell'1,36%. In fondo al listino Pirelli è andata sotto del 3,76, seguita da Interpump Group meno 3,59 e Iveco giù del 2,56. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,0551. Ed è tutto. Piega un foglio a 4 a metà, inclina i bordi verso il centro, ripiega gli angoli inferiori e il tuo aeroplano di carta è pronto. C'è un modo più semplice per far volare i progetti della tua azienda. Move è il servizio facile, preciso e puntuale per la realizzazione di particolari meccanici su disegno. Un servizio così, lo aspettavi da un pezzo. Carica il tuo disegno tecnico su sempresulpezzo.it. Con Cotoraggio hai l'interesse senza fare un tasso. Metti i soldi quando vuoi, li togli quando vuoi. Fai quel che tasso vuoi. Con Conto Arancio per i primi tre mesi hai 3% e poi lo 0,5 senza vincolare i risparmi. Scegli ING. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida per la prima attivazione entro il 31 marzo e fino a 100.000 euro. Fogli informativi e condizioni su ing.it e nei punti fisici. Conto Arancio è solo per i clienti ING. Spegniamo 100 candeline, ma riaccendiamo la nostra passione. Per celebrare insieme i 100 anni dalla nostra prima moto, ti aspettiamo il 25 e 26 febbraio in tutte le concessionarie BMW Motorrad ufficiali. La Zanzara. Un uomo torna a casa, trova la sua donna a letto con un altro uomo. Secondo me la reazione istintiva vera è di arrapamento, poi di arrabbiamento. Allora, 1985, per il discorso di prima, per il discorso di prima di Costanzo, che ha anticipato tante cose, era Tinto Brass che nell'85 ricordava, invitato da Costanzo, parlava di una, del caso di una donna che, ma certo, vabbè, che ha letto con un uomo e il marito, diciamo, che in realtà si arrapa. Ma questo è però il dottor Brass, però questo è il dottor Brass. Cioè, ho capito, il dottor Brass. Un amico carissimo, questo lo posso dire davvero, un amico carissimo, ti posso anche ricordare un episodio al volo. Quando stavo a Tiro Lombardia, non me lo ricordare, aspetta, non c'è tempo. No, uno scontro tra Brass e Ruggero. Quello è interessante, ma dopo. Se ben capisco, lei che dice? Avrebbe un eccitamento istintuale e invece si arrabbierebbe culturalmente. Naturalmente, siccome quella è la mia donna, devo arrabbiarmi, allora subentra così. Questo dovrebbe capitare anche alle donne, quindi. Penso anche alle donne, certo. Noi dovremmo avere un arrapamento alla vista. Io non credo che avrei un arrapamento, adesso non lo so. Ma di grande arrapamento è diverso il problema visto dal femminile al maschile. Ma se io ci penso qua per qua. Arrapamento no, avete un'altra forma di eccitamento. No, questo ho capito, non scendiamo nei particolari, però voglio dire, questo sembra Parenzo, non scendiamo nei particolari. Allora, l'arrabbiatura culturale a trovare una donna a letto con un altro uomo, l'arrabbiatura culturale invece è l'arrapamento istintuale. Vai. Mi corre l'obbligo di ricordare che è sempre meglio telefonare prima, uomo o donna che sia, avvisare se uno arriva in anticipo. Ci si evitano discussioni come quelle che sta facendo Brass in questo momento e comunque scuole di pensiero contrapposte in quello che deve essere poi il sentimento che si... Ma comunque, io voglio dire adesso la prima occasione che insomma qualcuno vede, dice scusi lei, si è arrabbiato oppure gli è successa un'altra cosa? Ma... Signor Costanzo. Stupendo, geniale. Meraviglioso. Allora, ragazzi. No, ti dicevo, ricordo solo questo sconto quando invitai 20 anni fa sì. a Tele Lombardia Brass con Maurizio Ruggero. Sì. E in quella puntata in cui se ne diedero di santa ragione, a un certo punto Ruggero gli disse: lei è un pervertito, uno schifoso, è un maiale. E Brass lo guardò e gli disse. Sì. Lei mi lusinga. E ripetì come un mantra: lei mi lusinga, lei è un maiale, sì, lei mi lusinga. Grande. Trasmissione che fu poi chiusa, ecco, questo lo volevo anche dire. Lui si era presentato con due delle sue attrici che teneva sulle sue ginocchia, e che abbracciava con i suoi... e durante la trasmissione tocchicchiava qua e là il maestro. Aspetta, devi ritirare fuori. Trasmissione chiusa. Sì, chiusa.
c'è dopo che... fu chiusa dopo che ovviamente c'è. Allora, lei ragazzi, lei mi lusinga. Nei giorni maiale, scorsi, schifoso. Nei giorni scorsi, dopo aver ospitato qui alcuni tappetini umani, come sai, ho ricevuto questi messaggi da una signora, signora. Senti qua. Buongiorno egregi Cruciani e Parenzo. Il presente audio messaggio è da me inviato per fare un esposto informale, ovvero vi prego, smettetela di martoriare e trasfigurare il mondo sadomaso. Ci ha già pensato Erika Leonard James, casalinga e madre di famiglia, sessualmente esperta al massimo di scopatine alla missionaria con cadenza messile con il maritino tra una poppata di un neonato e l'altra. Vi prego, posso raccontarvi io, che sono una mistress rack di una certa esperienza e comunque donna colta, che quando legge il Marchese de Sade, legge Restif de la Breton, legge tutto quello che riguarda la letteratura in ambito sadomaso. Se volete vi porto io, vi conduco negli anfratti del cosiddetto BDSM, altro acronimo nato per commercializzare libri spazzatura, sex toys e quant'altro. Parenzo, ma mi stupisco di lei, uomo colto che comunque denuncia la stupidità e la superficialità di questa società malata. Se vuole vedere veramente come si esprime il sadomaso nelle sue forme più raffinate e più comunque depravate, la prego, mi faccia una telefonata, glielo spiego, le faccio capire. Io che lavoro con gli alti dirigenti, politici, addirittura vescovi. Mi faccia sapere. Sì. Ma no, aspetta. Mi interessa niente. Oh, come no? Aspetta. Non mi sono presentata. Ovviamente userò il mio nome d'arte, diciamo, Gamja. E Gamja fa parte della trilogia di Park Chan-wook di Lady Vendetta, che voi non sicuramente conoscerete. Stieg Larsson, Parenzo, la prego, Larsson. Io ho bisogno di avere un dibattito con lei, di quelli seri, di quelli feroci, di quelli paese, intellettuali, signora. Io non capisco perché mandi a quel paese persone serissime e dotate anche di intelletto e di cultura. Fermo là. No, comunque ha citato una cosa che tu non sai. Lady Vendetta è la trilogia di Stieg Larsson, il grande scrittore. Non credo che sia quello del nord. Non credo che sia quello. Lady Vendetta, non è Stieg Larsson. Comunque abbiamo qui Gamja, 43 anni, da 20 nel mondo del, diciamo, del sadomasochismo, una mistress che usa la modalità rack. Buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto, che significa? È vero quello che ha detto Parenzo fino adesso, la trilogia, eccetera? Sì, tutto vero o tutte cazzate? Parenzo è una persona molto colta, ha detto la verità. La versione cinematografica, vedi, del regista sudcoreano, esatto, è quella di Park Chan-wook. Molto bene. Allora, bellissimo, la modalità... che peraltro è anche il regista di Parasite, per esattamente, includerci, dell'ultimo Parasite. Vedi che qualcosa. Scusi un attimo, la modalità che significa anch'io? Mistress che usa la modalità rack. Adesso non parliamo dei nostri excursus nei giorni scorsi, perché che lei considera spazzatura, quella dell'uomo tappetino, quello diciamo, per carità. Quello però lasci perdere, è anche, come dire, fa parte del mondo dell'entertainment, dello spettacolo, no? Però è tutto ma reale, certo, erano persone vere, resto, reali, ma erano persone guardi, vere. Non ho nulla contro The Vest of Human Carpet, non fa del male a nessuno, ma come diceva giustamente Parenzo, mettiamo una linea di confine tra ciò che è la perversione e ciò che è la depravazione. Sì, non l'ha detto Parenzo, ma comunque insomma andiamo, sì. Come no? Adesso non si è addentrato. Potete per cortesia non citare Parenzo quando parlate di queste porcherie e parlare tra di voi? Ma non sono... che siete più autorevoli di me. Però scusi signore, la modalità rack, che cos'è la modalità rack? Lei è mistress de rack, che vuol dire? Il rack è una modalità che in realtà in Italia non viene riconosciuta, anzi viene molto mal vista, mentre all'estero è una modalità più che riconosciuta. Significa semplicemente che vengono meno due cose. Una delle prime regole del sadomaso è una formula che lei troverà in tutti i libri spazzatura di questo mondo, che è la SSC, vuol dire sicuro, sano e consensuale. Beh, questo va in netta contrapposizione con tutto quello che sono le pratiche sadomaso, perché non c'è nulla
di sano, non c'è nulla di sicuro e non può essere consensuale, visto che c'è comunque una figura dominante e una figura sottomessa. Cioè, lei sta dicendo che le sue sessioni che lei fa da mistress sono non sicure e non consensuali? Assolutamente non consensuali, non possono esserlo. Beh, scusi signora, però se non sono consensuali ci sono anche dei rischi molto forti quando lei fa queste pratiche, o no? Assolutamente sì. Assolutamente, però lei dice è previsto, cioè c'è un consenso a priori, cioè c'è un consenso. Certamente, certamente, prima avviene un'interview telefonica, poi avviene una seconda interview vis-à-vis. Sì. E dopo queste due interviste si valuta intanto se la persona è veramente decisa ad affrontare un'esperienza di questo tipo. Cioè, l'esperienza di questo tipo, cioè, lei vuole avere, se non sbaglio, un controllo totale sullo slave. Assolutamente sì. E non si può tornare indietro. Ma chi no. Io dico, ma no, no, attenzione, è molto semplice. Lei dice di avere clienti anche molto altolocati, diciamo così, un'espressione brutta, però così tutto senza prove. Assolutamente sì, ma Parenzo, io non posso fornire le prove, altrimenti certo, verrebbe meno la certo, privacy. Assolutamente. Cioè, certo, appunto, ma sì. Allora, alti dirigenti, lei ha detto, alti dirigenti, politici e vescovi, ma pure vescovi. Come fidanzata, cioè, pure vescovi. Andiamo, sorvoliamo. Beh, sorvoliamo, l'ha detto lei, vescovi. Guardi che le querele arrivano ogni giorno. Andiamo piano. Se uno parla di vescovi in maniera generica, chi se ne frega? Non tocchiamo il Papa e la Chiesa, per carità. No, per carità, ma no. Purtroppo ce le abbiamo in patria, purtroppo. No, purtroppo adesso sì. Perché anch'io dicevo, anch'io parlavo di Avignone tanto tempo fa. Però io non ho capito. Non ho capito bene queste sessioni di umiliazione. E lei quante ne fa? Ma pochissime in realtà, perché io le dico, al di là della clientela che sia altolocata o non altolocata, sì. Il principio è che questa è una clientela di nicchia fatta di persone colte. Sì. Lo zoccolo duro, un termine che piacerà molto a Parenzo, suppongo. Sì, è lo zoccolo duro del sadomaso. Sì, 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 sì. Sì. No, non mi piace l'argomento a me. Mi piace l'espressione. Parenzo, non gli piace l'argomento perché pensa che sia un argomento che non ha importanza. Nella realtà è una parte importante della società, è uno spicchio. È uno spaccato della società. Bravo, e soprattutto è uno spaccato della società che dopo questi tre anni di pandemia ha preso forme molto preoccupanti. Cioè, perché lei tra l'altro lavora nel mondo della sanità, no? Il suo lavoro ufficiale, esatto, è nel mondo della sanità. Sì, certo, e si sta specializzando, leggo qui dalla grande scheda che mi hanno fatto, facendo un master. Sì, in riabilitazione motoria e fisioterapia. Dopo che lei li domina, li riduce a slave, li rimette in piedi, si potrebbe dire, no? Si potrebbe dire. Sì, certo, umoristicamente, sì. Va bene, voglio capire una cosa, scusi, ma di quanto tempo durano le sue, di quanto tempo sono le sue sessioni? Perché sono sessioni lunghe, mi sa. Perché se lei vuole degli slave veri, certo, generalmente chiedo la disponibilità di almeno un paio di giorni. Non ci deve essere la clessidra, non ci deve essere l'orologio, perché possono accadere mille cose all'interno di una sessione rack. Può succedere, per esempio, adesso Parenzo me ne dirà di tutti i colori, cioè, che può ma succedere? Può succedere, per esempio, che io immobilizzi una persona e la faccio dormire un'intera notte per terra. Queste persone quanto pagano per due giorni di schiavitù, guidata da Geumja? Inizialmente i nuovi compagni di gioco che vogliono intraprendere questa esperienza pagano sui 1.000-1.500 euro. 1.000-1.500 inizialmente, sì. Dopo? Inizialmente escluse tutte le spese, sì, perché certo, tutto comunque viene fatto all'interno di strutture dove vengono registrati i documenti, non si va a domicilio a fare queste cose. Escluse, ecco, le spese, alberghi, eccetera, ristoranti, eccetera. Esatto, esatto. Sì, scusi, certo. Ma lei fa anche umiliazione pubblica di queste persone? Assolutamente sì, è molto divertente. Tipo, mi faccio un esempio, va al ristorante e che fa? Tiene questa persona al guinzaglio, che fa? Sì, magari andiamo in un ristorante giapponese nella zona tatami e la persona di fronte a me non può cibarsi fino a quando non lo dico io, e la ciotola di riso bianco viene messa sotto il tatami, sì, vicino ai miei piedi, e ovviamente questo viene messo comunque in una stanzetta quasi privata, nel senso che c'è una visibilità esterna. Ma le persone sono anche legate a lei, sono anche legate da un guinzaglio, hanno la faccia coperta o la faccia scoperta?
No, no, l'ha fatto scoperta, siamo in un normalissimo ristorante giapponese, si abbassano sotto il tavolo, mangiano il riso dalle mie scarpe. Beh, David, tu quando vai al ristorante giapponese, caro David, potresti fare questa esperienza. Io vi voglio dire che in alcun modo condivido le porcherie, sai come si dice, non si condivide le cose descritte in oggetto, pure nei film, no? Alla fine dei film, nessun cane è stato molestato, nessun animale è stato molestato. È presente quando c'è un film, no? Che si scrive questo, sì, attenzione, sì. Ecco, io non condivido nulla di quello che è stato sin qui raccontato. Ma nulla, che vuol dire condividere? Nulla, è un dato di fatto, nulla, è uno spaccato nulla, della realtà. Nulla. Non scusi, è signora, uno spaccato della realtà. Signora Gheumgia, ma è vero che le persone più sono acculturate, più hanno ruoli importanti, che ne so, cioè so che anche a lei si rivolgono anche dei capi di multinazionali per fare da slave, più sono perversi, è così? È vero o non è vero? Assolutamente come... sì, ma più allora la questione del potere, il fatto che agiscano nella quotidianità in ruoli di potere, agisce poi psicologicamente sul gioco dell'abbandono. Sono persone abituate a dirigere, comandare dalla mattina fino alla sera. E dunque vogliono essere schiavizzati poi hanno diciamo l'ambizione. Schiavizzati, non è, vogliono passare lo scettro del potere a qualcun altro e finalmente rilassarsi e non dover decidere più nulla. Allora, signora Gheumgia, io la inviterei un'altra volta per capire se poi il livello culturale è la cosa fondamentale in realtà. Cioè? La perversione e la depravazione vanno di pari passo con il livello culturale. Cioè più è alto il livello culturale, più alta la depravazione. E una persona, mi scusi, io non voglio fare discriminazione, ma una persona con la terza media non potrà mai rivolgersi a me, no? Molto bene, grazie, la invito un'altra volta per parlare soprattutto di lei. Perché lei fa queste cose, oltre che per i soldi? Alla prossima, Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.